Allora, riprendiamo. Siamo, come avevamo preannunciato, la seconda parte della mattina è l'open session, non dico vero e proprio perché il Presidente ha già parlato, quindi è iniziata con il Presidente e adesso proseguiamo con il Professor Patrizio Bianchi. Una brevissima introduzione è già stata fatta da Pietro Marcolini. Il titolo, che è anche il titolo del suo ultimo libro, è La nuova rivoluzione industriale 4.0. Parliamo di quel cambiamento tecnologico di cui si è un po' accennato. Entriamo già nel vivo di una lezione, ragazzi, non è solamente così pubblicitario, è proprio un momento di riflessione profonda. Vi invito a riflettere, a preparare domande se volete. Poi seguirà, subito dopo lo speech di Patrizio Bianchi, il video dell'ambasciatore cinese che ci ha portato gentilmente Francesca Spigarelli. Un po' di question and answer e poi chiudiamo per il lunch break. Buon lavoro, prego Patrizio, a te. Allora, signori, ragazzi, allora, il libro è questo. In realtà è un librino che è come il brodo, cioè un concentrato. Quindi non fatevi fregare dalla dimensione, perché in realtà è una quantità di citazioni pressoché infinite, ma vi serve, è una guida. Cioè quello che mi hanno chiesto, di fare l'idea di farsi un'idea. Allora, farsi un'idea su che cosa? Farsi un'idea sul cambiamento di lungo periodo. Allora, due parole. Io di mestiere faccio l'economista, faccio il professore di economia, da alcuni anni però faccio anche l'assessore della Regione Emilia-Romagna. Sono andato lì dopo che ho finito di fare il rettore, mi hanno detto vieni qui un attimo, io sono stato lì un attimo e il secondo anno dell'attimo è venuto il terremoto e quindi mi sono cuccato un'esperienza che vista di qua era terribile ma anche entusiasmante, che è stata la ricostruzione di tutte le scuole dell'area terremotata, che è un'area che prendeva dentro circa 75.000 ragazzi e che comunque... Il terremoto è venuto il 20 di maggio, il secondo il 29, a Natale, il 17 di settembre è cominciata la scuola regolare e a Natale erano tutti al coperto. Poi abbiamo fatto le ricostruzioni più lunghe, però il primo giro l'abbiamo fatto tutti. Dopodiché abbiamo avuto un'altra avventura, un terremoto politico, per cui il Presidente si è dimesso. Io avevo promesso di rimanere lì per fare il transito e in realtà mi trovo ancora qui. Però è stata un'esperienza interessante, io come deleghe ho università, ricerca, scuola, formazione e lavoro, quindi la filiera che porta l'educazione al lavoro, il coordinamento di tutti i fondi europei, l'internazionalizzazione e la programmazione generale. Quindi ho il mio bel da fare, come vedete. Nonostante questo continuo a scrivere, perché scrivere aiuta a fare l'altro mestiere, ma l'altro mestiere aiuta a capire quello che scriviamo. Quindi le due cose non sono in contrasto. È che noi purtroppo siamo in un paese che sta facendo la elegia della incompetenza. Però questo è pericolosissimo, perché per fare le cose bisogna saperle, e per saperle bisogna studiarle e anche a volte farle. Allora, 4.0. Noi abbiamo una lettura dei grandi cambiamenti essenzialmente di tipo tecnologico. Quindi la prima rivoluzione industriale era questa, la macchina a vapore. La seconda era sostanzialmente la fabbrica, il fabbricone, quello lineare. Poi abbiamo dato un'accelerata sulla parte dei computer e questa che stiamo vedendo adesso è sostanzialmente raffigurata da robot in tutte le salse. Questa è una lettura fondamentale, quella tecnologica, però non è sufficiente, perché quella tecnologica serve perché dà l'immagine, dà il senso, dà l'icona del cambiamento, ma il cambiamento è un cambiamento. Ed è un cambiamento strutturale. Il cambiamento strutturale ha questo effetto che è interessante, che tutti siamo al punto di inizio, tutti cambiamo, ma mica tutti arriviamo al fondo, eh? Ogni tanto entra qualcuno di nuovo, e quando uno entra nuovo non è che è il gioco di prima più qualcuno, quello che entra cambia il gioco, quindi siamo un gioco che è continuamente mutevole. Quindi questo passaggio, che ad esempio John Hicks aveva chiamato la traversa, è una traversa, cioè una traversata, che vede anche dei cambiamenti sostanziali, perché quando cambiano i giocatori cambia il gioco e quando cambia il gioco cambiano anche le condizioni del gioco. Ovviamente
non c'è più la fase in cui tu facevi una politica semplicemente per compensare i ritardi del gioco. Perché se tu compensi i ritardi del gioco, ma il gioco è un altro, rimani sempre a piedi. Quindi anche le politiche industriali di tipo compensativo, che erano sostanzialmente quelle che dicevano c'è l'economia, il mercato aperto, più o meno aperto, ci sono delle imprese piccole che hanno degli svantaggi perché sono piccole, gli diamo un sussidio, oppure sono al sud e gli diamo un sussidio, se il gioco cambia non funziona più. È chiaro? Quindi quello che dobbiamo capire è capire le tendenze del sistema produttivo e capire il sistema produttivo come muta. Quando noi parliamo di sistema produttivo, parliamo di rivoluzione industriale. La parola rivoluzione è una parola, ragazzi, una parola pesa, eh? Rivoluzione è una di quelle parole che noi abbiamo ereditato come economisti, abbiamo ereditato, non arriva mica a mettersi qua, no? Non riesco mica a portarlo lì. Devo parlare in piedi? Penso, parlo in piedi, parlo in piedi. No, parlo in piedi, se poi crollo mi raccoglierete. Come si dice in un tempo. Rivoluzione industriale, infatti l'ottimo sarebbe lo sgabello quelli alti, quello sarebbe proprio l'ottimo, quelli da bar. Rivoluzione industriale, parola rivoluzione è una parola che gli economisti, i tecnologi recuperano dalla tradizione degli astronomi. State attenti perché la storia dell'astronomia è stata fondamentale nella storia del pensiero, perché è l'astronomia che ha sempre dato il modello di scienza, ma anche il modello di politica. Anticamente l'astronomia dava il modello di politica che era: al centro c'è un corpo, prima la Terra, poi il Sole, tutti gli altri attorno, e dato che tutti gli altri sono attorno, voleva dire che il sistema era predeterminato e fisso. Questo schema dell'astronomia veniva preso come metafora e come giustificazione anche dalla politica. Al centro c'era il re o l'imperatore, attorno c'erano i suoi baroni, e questi non erano alterabili. La rivoluzione industriale, allora, è cambiamento tecnologico, ma è anche una rivoluzione scientifica, una rivoluzione politica, una rivoluzione culturale. Cioè devi considerare tutte e tre. Cioè proprio come cambia la testa della gente, quella è la rivoluzione. Perché se tu hai un affare come questo, e lo usi per scrivere come se fosse una macchina da scrivere, in realtà vuol dire che è la testa che non arriva, non la macchina. E infatti tutto questo si porta dietro il punto fondamentale della trasformazione sociale. E allora noi dobbiamo tentare di capire come teniamo insieme tutti questi pezzi. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Noi qua abbiamo un rischio, ragazzi, che è fortissimo. E il rischio fortissimo è sostanzialmente la cultura accademica. Io la chiamo in italiano, lo dico per loro che fanno i professori, l'anvurite, cioè la malattia degenerativa dell'università in cui c'è più controllo che produzione. Si chiama anvurite dal nome dell'Anvur, che è la potentissima agenzia di valutazione, che ci sta segnalando tutto per controllare. Uno dice, ma qualcuno che oltre a controllare faccia anche un pensiero, ogni tanto ci vorrebbe. Ma questo, ripeto, sono io che invecchiando queste smanie, questi pensieri. La cosa importante è uscite dal vostro guscio disciplinare, perché oggi il rischio dell'università è l'iperchiusura, l'iperspecializzazione. Se dovete capire un fenomeno complesso come la rivoluzione, non basta la vostra disciplina. Bisogna essere curiosi, curiosi degli altri. Allora, guardate, la rivoluzione parte da questa frase. Io sono 40 anni che scrivo questa roba e parto sempre di qua, che è La ricchezza delle nazioni, il libro che fonda l'economia politica e che parte da una roba che ogni tanto nella testa ci dovrebbe stare a tutti, che la ricchezza delle nazioni è la capacità produttiva del lavoro. Cioè, se non c'è, non il lavoro qualsiasi, non è il lavoro schiavistico che fa la ricchezza delle nazioni. Schiavistico non è mica soltanto quello, ragazzi, quello della... quello con l'anello al naso, ci sono anche dei lavori schiavistici anche oggi, cioè non è il lavoro schiavistico che fa la ricchezza delle nazioni, è la capacità produttiva del lavoro. E la capacità produttiva del lavoro, dice Adam Smith, 1776, è legato a skills, dexterity and judgment. Questa è
se ci desse una roba che in questi 40 anni di noiosa presenza universitaria deve essere rimasta di me, e sono questa frase. Quindi sono addirittura uno che lascerà di me semplicemente un rimbalzo di un altro. Però questo è il punto. Però dice questa frase un'altra cosa potentissima. Dice che la capacità di sviluppare la capacità produttiva, il potere produttivo del lavoro dipende dall'organizzazione del lavoro, cioè dalla division of labor. Il modo in cui voi organizzate il vostro lavoro determina il modo stesso con cui si sviluppa la capacità produttiva del lavoro. Attenzione, perché questo è un passaggio cruciale, perché se cambiano le strutture di mercato e cambiano le strutture produttive e voi organizzate la produzione come un tempo, lì non sviluppate. Vi faccio un esempio. Se in epoca, parlo di servizi, di computer, in cui voi avete la capacità di avere una gamma inaudita di comunicazioni, di strumenti comunicativi, la vostra pubblica amministrazione continua a parlare semplicemente nei modelli precedenti, perché era stata strutturata su un modello fordista, quella non è sviluppo della capacità produttiva del lavoro, è un vincolo allo sviluppo della capacità produttiva del lavoro. Questo vale ancora di più dentro le imprese. Attenzione, che dentro le imprese non è che dice ma io ho sempre lavorato così, questo crea ricchezza. No, perché se voi cambiate il contesto in cui state lavorando, in realtà il contesto in cui state lavorando, le strategie in cui state lavorando, modificano la vostra capacità organizzativa e questo determina poi anche gli esiti. Perché usate diversamente il lavoro? Cioè usate diversamente skill, dexterity and judgment. Questo diventa fondamentale, quindi, per voi che fate questo corso. Attenzione che così come le stelle non sono più fisse, anche l'organizzazione del lavoro non è più data, ma è funzionale alle strategie che volete perseguire, cioè al posizionamento che volete avere, e dall'altra parte alla capacità di organizzare la intelligenza delle mani, della testa, delle vostre persone. La prima rivoluzione industriale, quindi, comincia qui. Non comincia a metà del Settecento, ma comincia con la pubblicazione del libro che ha cambiato la storia della scienza, che è il Principia Mathematica di Isaac Newton, 1687. State attenti alla data, eh? State attenti alla data. 1687. 1687 Isaac Newton pubblica la prima edizione dei Principia Mathematica. Perché questo è così importante? Perché questo introduce due cose che diventano cruciali nel fare scienza. Il primo è il principio che poi lui fissa in maniera chiara nella seconda edizione, che si dice ipotesi non fingo, cioè non faccio nessuna ipotesi sul perché gli astri sono in movimento, ma io studio il movimento. Cioè taglia in maniera secca e brutale tutto quel pezzo di spiegazioni più o meno religiose che spiegavano che esisteva un Dio, che aveva messo in movimento il mondo, che... No, lui studia il movimento. Secondo, l'analisi sperimentale. Cioè lui fa delle affermazioni che possono essere verificate sperimentalmente. Questo è perché è così rilevante. Perché questo cambia completamente il modo di fare scienza. Questo cambia in maniera significativa il modo di fare scienza. Vedete che mi sono organizzato? No, me le giro io, stai tranquillo. Ho trovato il modo di... È un principio di innovazione dell'organizzazione, hai visto? Perché questo è così importante? Perché questo si accoppia con la rivoluzione politica che è l'anno dopo, 1688-89, il re viene cacciato e al suo posto viene messo un foglio di carta. Pensateci ragazzi, coloro che prendono, che per un qualche motivo, anche per via elezioni, assumono il governo di un paese, non sono i proprietari di quel paese. La visione proprietaria del potere è finita con l'Inghilterra e col taglio della testa del re inglese. Ah, ma proprio abbiamo tutto, mi volete umiliare con l'efficienza? No, grandissimo. Grande. Mi vedete, siete a posto?
Ma in realtà quello che legittima quel potere, che per definizione è transitorio, è quel pezzo di carta lì, che sono i Bill of Rights. È l'affermazione dei Bill of Rights che rende il taglio delle teste del re d'Inghilterra il legittimo atto. Non solo, al punto tale che il secondo re, quello che avete visto prima, non gli ha neanche tagliato la testa, gli hanno tagliato 40 anni prima, lo hanno mandato via. Finisce il re per grazia di Dio e comincia il re per volontà della nazione. Quindi comincia la modernità degli stati. Il terzo pezzo, che è l'anno dopo, quindi pensate in 3 anni quante cose succedono, è sostanzialmente l'idea che qui si era affermata nei fatti che dentro al Parlamento non sedeva più il Duca di Salisbury, ma sedeva quello che faceva i tessuti, che facendo tessuti si era non solo arricchito ma anche affermato politicamente, quindi gli uomini nuovi. La rivoluzione del 1690 si chiude con la pubblicazione delle opere di John Locke, che dà sostanzialmente capacità di visione a tutto questo e dà legittimazione. I due trattati sul governo, sostanzialmente, che sono la base della nuova scienza politica, sostanzialmente dimostrano che così come nel mondo delle stelle non esisteva più l'idea che un Dio aveva creato e muoveva, ma si studiavano sostanzialmente le dinamiche stellari, così nel mondo della società si studiava con lo stesso rigore scientifico le dinamiche sociali. Questo è il punto fondamentale. Dentro a Newton c'era un'altra idea che era fondamentale, cioè le stelle si muovono perché sono interdipendenti, perché se non ci fosse questa interdipendenza si schiaccerebbero uno sull'altra, perché la forza di gravità ne farebbe diventare un pacchetto unico. Perché non sono un pacchetto unico? Perché sono in movimento. Questa idea traslata da Locke diventa l'idea: perché nel mondo non c'è un solo monopolio? Perché sono in movimento. Cioè la dinamica che Newton chiamava competition, la parola competition, concorrenza, viene da Newton, è la interazione di forze che magari hanno anche fini diversi ma sono intelligenti fra di loro. Allora, state attenti che questo è un passaggio cruciale nella storia, perché, per darvi un'idea, pochi anni prima Galileo aveva detto cose molto simili, l'avevano anche fatto abbiurare con la minaccia di bruciarlo, Quindi attenzione che anche le cose si devono incastrare in modo che assumano questa dimensione rivoluzionaria. La solitudine di Galileo ha fatto sì che una parte di mondo, il nostro, ci ha messo secoli a capire queste cose. Tutto questo è la base della rivoluzione. Tant'è vero che quando in Adamo Smith, lui nel terzo capitolo, fa la sua sintesi di questo, dimostra as it is, cioè ipotesi non fingono, non faccio nessuna spiegazione perché la gente scambia, ma dato che la gente scambia, è l'organizzazione della produzione che deve essere strutturata per stare in quello scambio e quindi cambia in ragione del chi interagisce. Se in questo schema entra uno nuovo, cambia il sistema interattivo. Questo perché è importante per noi? Perché ci deve abituare a pensare che quello schema che noi abbiamo nella testa, che cioè in fondo il commercio è internazionale, cioè fra nazioni, e quindi l'unità di riferimento sono le nazioni, in realtà è una cosa che viene molto dopo. E viene molto dopo perché dà l'idea che tutto sommato dentro le nazioni più o meno tutte siano uguali. E dà l'idea che d'altra parte il confronto sia fra paesi, invece sempre più fra sistemi che possono essere anche transnazionali e possono essere anche sottonazionali. Quindi bisogna uscire dalla semplificazione, che è quello che semplicemente quello che ha dominato anche il nostro pensiero negli ultimi anni, ma che purtroppo sta dominando anche il pensiero di questo momento con il ritorno al protezionismo. Cioè l'idea che tornando indietro le imprese possono essere più protette. In realtà, tornando indietro, riporti a livello più piccolo tutti i conflitti che hai a livello più grande. Il problema è dove stai nel sistema. Non è come faccio a proteggermi. Il problema è come faccio a stare nel sistema. Con questa distinzione, certo che ci sono le palle grandi, ci sono le palle piccole, però il problema è qual è il tuo sistema di relazioni. Questo è quello che impariamo da quello che io chiamo la gravitazione dinamica di Adamo Smith.
su tutte le cose che vi dico, poi se volete vi do bibliografie e anche scritti più o meno recenti miei. Quindi attenzione che i tre bandoli, la produzione, il mercato e il potere relativo, diventano tre robe da studiare assieme. Non c'è il mercato dato, non c'è la produzione data, non c'è il potere dato. Il risultato è un risultato interattivo, cioè dove voglio essere io, dove voglio stare. Se questo è chiaro che noi abbiamo allora che le quattro rivoluzioni industriali sono date da alcuni elementi di identità politica, lo Stato nazionale, l'epoca del nazionalismo e dell'imperialismo, il mondo bipolare, la globalizzazione e il suo ritorno, con dei riferimenti nella scienza di base che diventano fondamentali. Ad esempio, così come c'è stato la macchina a vapore, lo steam power, nel frattempo c'era lo sviluppo della teoria della gravità, cioè il fatto che le persone stavano assieme perché avevano qualcosa che le teneva assieme. Nella seconda fase hai avuto la parte che l'elettricità e dall'altra parte fondamentale teoria della relatività, perché è quello che domina tutto il pensiero scientifico del Novecento e ancora oggi tutta la teoria del quantum si basa su due articoli del 1901 e del 1907, Max Planck e Einstein, l'elettronica e l'informatica, il quantum, vi ripeto, è un articolo di Max Planck del 1901, la prima volta che ne parla, e poi questo meccanismo di iperconnessioni. Certo che da una parte all'altra cambiano anche i poteri. C'erano dei poteri che dominavano la prima rivoluzione industriale che nella seconda scompaiono, ce ne sono degli altri che entrano e questo conflitto ci determina anche dei conflitti politici significativi e rilevantissimi. Quindi il problema nostro è capire che cosa è successo. Guarda, quando noi parliamo del Novecento, è chiaro che il Novecento è finito. Ed è chiaro che la fase dopo, che viene segnata dal punto di vista politico, dagli accordi di Doha, cioè l'entrata dei paesi in via di sviluppo nel sistema, i paesi in via di sviluppo sono la linea rossa, dell'accordo sull'euro, l'attacco delle torri gemelle che ci indica che un altro conflitto sostituiva quello precedente, i 10 anni della caduta del muro di Berlino, 10 anni che probabilmente negli anni 90 noi dobbiamo studiare di più, però ci dice anche un'altra cosa che secondo me è rilevante, che se voi guardate questa roba qui e vedete la crisi che si vede benissimo, la crisi è quella buca lì, almeno quella è la prima crisi, pensate che in quella prima crisi lì gran parte degli attori che oggi sono dominanti nel mondo sono nati nelle due crisi. Google è nato nella crisi, vedete, pre-apertura, Facebook, YouTube, Bitmoji, Uber, WhatsApp, Instagram, sono tutti nati sostanzialmente in un periodo brevissimo che va sostanzialmente dalla prima accelerazione alla prima crisi. Quando questi attori entrano nel gioco, non è che il sistema gravitazionale è quello di prima, cambia il gioco e cambia in maniera significativa perché è un altro gioco che si afferma, è un'altra partita che viene giocato. E la cosa che impressiona, vedete, tutti quelli lì, è interessante che Google sia entrato proprio nel momento della prima buca, vedete, quello del 98, e tutti gli altri sono entrati nella seconda buca o poco prima. Tanto vi faccio notare, sono tutti attori oggi dominanti sul mercato, che non hanno 20 anni, il più vecchio di tutti ha 15 anni, Facebook. Pensate all'effetto sociale che ha avuto l'entrata di questi, però come ha cambiato completamente le abitudini di vita. Se voi oggi parlate di una persona e gli raccontate che Facebook non esisteva 15 anni fa, non ci crede. Guardate, io faccio sempre una domanda, e che ve la faccio anche voi. Quanto si può vivere senza mangiare? Diciamo 2 settimane? Senza bere? 3 giorni? Senza il vostro telefonino? Voi uscite e avete dimenticato il telefonino, per la cosa che fate vi palpate dappertutto. Dopo che vi siete palpati dappertutto avete questo sentimento di abbandono, di nudità, che diventa, 15 anni fa Facebook non esisteva. 15 anni fa non c'era YouTube, io che ormai sono vivo di YouTube, non so come avrei potuto fare. Pensate Uber, come ha sconvolto quello che è uno dei settori più tranquilli e conservatori del mondo, che noi i taxisti. Quindi attenzione, perché quando vi faccio vedere la figura, un conto è quando nella figura metto
i grandi avvenimenti. Tutti ci ricordiamo che sono state le Torri Gemelle. Tutti ricordiamo l'entrata dell'euro. Tutti ricordiamo, qualcuno, non tutti, che nel 2001 sono stati firmati gli accordi di Doha che ha fatto entrare la Cina a piena battuta e si vede subito dopo la riga rossa come viaggia. Ma non è che adesso la chiudete e la linea rossa non c'è più. È chiaro? Cioè non è che a un certo punto coloro che hanno perso, perché hanno perso, non New York e non la California, coloro che hanno perso, cioè le vecchie fabbriche del Midwest, votando Trump, invertono questa tendenza. Al massimo la bloccano, la arrestano, la confondono. Però il mondo c'è, eh? E quando c'è, lo vedete, non perché avete soltanto i dati macro-macro, ma perché ci sono anche questi dati micro-micro che sembrano irrilevanti, ma che sono diventati il nuovo macro. Quindi bisogna andare dentro le robe. Questo è il punto, andare dentro le robe. Perché quando dicevo prima, parlando di Newton, entra una palla e questa cresce e cresce come fa Facebook, immaginate adesso di fare senza Facebook. Certo che se questo crolla si crea un vuoto, entreranno degli altri, però guardate com'è la dinamica. Rispetto a tutto questo, quando il mercato aumenta, si allarga, quando si allarga, il mercato si segmenta. Cosa vuol dire il mercato si segmenta? Vuol dire che voi prima avevate un mercato che chiamiamo automobile, chiamiamo scarpe, e voi dentro quel mercato oggi avete delle robe che chiamate con quel nome di prima, auto e scarpe, non hanno niente che spartire gli uni con gli altri. Faccio un esempio, perché diventa rilevante. Questo tema dell'upgrading nella scala di segmentazione diventa cruciale per tutti voi. C'è qui lui, quindi dico, chiunque può dire lampadario. È chiaro? Un lampadario è un conto, un lampadario di un altro. Il problema è voi come vi riposizionate rispetto al mercato intero. E vi faccio due esempi. Il primo esempio è questo. Queste sono? Cosa sono? No. Questi sono scarpe di lusso. Vedi l'imprenditore che serve? Questi sono oggetti che tu vai in giro con i piedi in alto per farli vedere, perché devi vedere sotto il marchio. Viene da me un giorno un signore francese, che più francese non si può, te l'ho raccontata ancora questa cosa, perché io ho dei numeri fissi, dovete sapere, ho dei numeri fissi che ogni tanto li racconto, e ogni tanto quindi quando vedo loro mi dico, ma raccontaci quella di Berlutti, vi racconto quella di Berlutti. Un giorno viene da me un francese, come vi immaginate voi un francese? Un francese che lavora nel settore moda, ci siamo capiti. E mi dice, io voglio fare una fabbrica di scarpe. Io gli dico, dove la vuol fare? E lui dice, io lo so perfettamente, lo voglio fare in Italia, in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara. Io dico, scusi, ma se fa delle scarpe le faccia in Cina. E lui mi dice, dato che sapeva che... No, perché all'aumento del mercato, il mercato si segmenta. In Cina fanno delle robe, noi ne facciamo un'altra. Le due cose non sono sostituibili e non è il prezzo che comanda. Il prezzo è segnaletico, di dove stai, se stai su o stai giù. Allora, la sua ditta si chiama, e lui mi dice, LVMH, cioè Louis Vuitton. Louis Vuitton è il più grande gruppo del lusso al mondo, che ha già dei marchi nel settore scarpe da uomo, ma non gli bastano, e quindi è costretto a segmentare. Compra un marchio a Parigi che si chiama Olga Berlutti, ma ha bisogno di farlo in 150 negozi al mondo. Quindi ha bisogno di vendere un prodotto che io domando, cosa costa il suo prodotto? E lui mi dice, abbiamo due linee di prodotto. Una, fa così con la mano, no? E una, dico, cosa costa quella? Ma 2.000-2.500 euro al paio. Questo è il prodotto popolare. E quell'altro, quello è fatto su misura, quindi non a prezzo. È chiaro? Perché lo volete fare lì? E lui mi dà una lezione di economia fantastica, perché lì in quel posto, 20 anni fa, c'era un'impresa che si chiamava Zenith, che faceva le più belle scarpe al mondo, che però, lavorando in un mercato piccolo e chiuso, non c'era spazio.
perché la nicchia era troppo piccola e quindi è fallito. È chiaro? Attenzione a chi predica l'idea che questo paese deve essere un paese chiuso e protezionista. Perché per un paese che vive di esportazioni, parlare di esportazione, parlare di protezione è come spararsi, decidete voi dove. Va bene? È una visione del mondo assolutamente demente quello che dice: ma noi piccoli e brutti stiamo bene fra di noi. Perché avanzi piccolo e brutto. È chiaro? Allora io gli dico: cosa posso fare io per lei? Quale misura di politica industriale posso fare io per lei? Avendo noi tutta la gamma di politiche, tutti i sussidi che Dio ha creato, tutti gli sconti che Dio ha creato. E lui dice: quella roba lì, alla mia impresa non me ne frega niente. La frase classica, no? Le diamo la terra gratis. E lui mi dice: guardi, il mio gruppo, se vuole, vi compra il castello di Ferrara e di dentro ci fa lo showroom. Va bene? Che cosa vuole allora da me? E lui mi dà una risposta chiara: voglio una scuola per calzolai. Perché io devo fare per 150 negozi, cioè in grande dimensione, esattamente quella qualità che soltanto nel negozio artigiano si fa. Questa è la quarta rivoluzione industriale, senza robot. Poi la fabbrica, che fanno una fabbrica che ha appena perso tutta l'informatica del mondo, perché loro conoscono i piedi di tutti i loro clienti, quindi riescono a tracciare il prodotto fino all'ultimo uso. Poi in mezzo c'è la fabbrica, perché la produzione torna a essere il cuore dello sviluppo, e da ultimo c'è la scuola, perché è lì che si formano le competenze e le capability per lo sviluppo. L'altro caso che vi racconto, questo caso vi è chiaro? L'altro caso è questo. Cos'è questa? È il SUV della Lambo, ragazzi. Il SUV della Lambo. La storia della Lambo voi la conoscete? La conoscete la storia della Lambo? Allora, Ferruccio Lamborghini faceva trattori a 100, che veniva considerato così, insomma. Dato che in quell'epoca, anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, bisogna dimostrare che se tu avevi un'azienda e eri solido per andare in banca alla cassa di risparmio, lui aveva comprato due Ferrari per dimostrare che era solido. Le prendeva, faceva un giro davanti al bar e davanti alla banca, la banca erano contenti e tutto finiva a rischio. Una volta alla settimana prendeva la macchina e andava a Firenze a prendere un caffè a Firenze, perché era appena stata inaugurata l'autostrada del sole, allora via. Tornava e bruciava la frizione. Allora mette la frizione del trattore al posto di quello della Ferrari e funziona perfettamente. Immaginate una frizione del trattore della Ferrari quanto tiene, quello non brucia più. Va da Ferrari, da Enzo Ferrari, e glielo racconta. Ma Ferrari non lo riceve. Ferrari non lo riceve, perché lui è uno che fa trattori. Non fa trattori, capisci? E allora non gli parla. Ferruccio si inalbera, torna a casa dalla moglie Anita, che è quella che gestiva la fabbrica, perché vigeva il vecchio sistema di Rimini, no? Cioè, loro fanno al massimo il caffè ai maschi. E quello che succede è questo, è che va da Anita e dice: ho bisogno di 1 miliardo. Anita dice: dove trovo 1 miliardo? Io, scusa. E lui dice: quanto spendiamo in pubblicità stradale? 50 milioni. Non lo facciamo più. Con quei 50 milioni andiamo in banca, prendiamo 1 miliardo e facciamo la fabbrica. Fa la fabbrica, sapete che usa il nome dei tori, e dopo un po', ovviamente, dopo che l'ha riposizionata, non potendolo tenere non come produzione, ma come rete distributiva, la vende a Volkswagen Audi. Perché Volkswagen Audi compra Lamborghini? Cioè, è una nicchia, sì, ma dato che Volkswagen Audi vuole essere un produttore full liner, allora la Volkswagen in mezzo, è chiaro? Macchina solida, sicura per le famiglie. Ha sotto la Seat e sotto la Skoda, sopra ha Audi, Porsche, ha comprato Lambo e ha comprato Bugatti. Questo vi dà l'idea di che cosa vuol dire la segmentazione del mercato. Dov'è il rischio della segmentazione del mercato? Che vi che facciate i cannibali l'uno con l'altro. Però se voi siete in un mercato grande, cioè global, e riuscite a gestire la differenziazione, questo è un elemento. Cioè, dalla differenziazione per mercati
la vecchia teoria del ciclo di vita del prodotto. Io prima faccio un posto, una macchina qui, poi la sposto da un'altra parte, poi la sposto da un'altra parte, prima faccio una macchina in Italia, poi la faccio in Bulgaria, poi la faccio in India. Oggi contemporaneamente la fai dappertutto, ma contemporaneamente devi segmentarla in termini orizzontali. Quando loro decidono di fare il SUV, Lamborghini fa due prodotti, ha due linee di prodotto solo. Fa un'auto e un'auto. L'auto, quella per noi insomma, con 280-300.000 euro più 100.000 di personalizzazione la portate a casa, però vi pagano il pranzo se andate lì a prenderla direttamente. Immensa però, immensa, perché siamo sobri noi. Quell'altra costa 400 più 150 di personalizzazione. Contate il fatto che una Lamborghini, quando viene venduta, il cliente tipo è maschio, 45-50 anni se è europeo, americano, 25-30 se è cinese o arabo, e tenete conto che mediamente una Lamborghini fa 5.000 km all'anno. Con 5.000 km cosa fate? Che giro fate? Dai, ditemelo. Fate il giro probabilmente della Ferrari, allora fai il giro per vedere che ce l'hai. O anche qualche aggiuntina si può fare. Però è chiaro? È chiaro che non fate la spesa con una Lamborghini, eh? Quindi se dovete prendere un Lamborghini per andare a fare la spesa, non c'è il baule per la spesa. È chiaro? È un prodotto che si chiama automobile, va nelle classifiche dell'automobile, ma non ha niente che spartire con una cosa che costa 9.000 euro per andare a fare la spesa. È chiaro? Quindi anche quando guardiamo le statistiche, questo confonde molto, perché non è solo il prezzo, è il valore aggiunto che ci posiziona la nostra posizione, il nostro prodotto. Qui il primo giro l'hanno fatto gli economisti. Il nuovo SUV lo facciamo a Bratislava, perché là c'è la linea di Cayenne, e dato che la linea di Cayenne è un'economia di scala, noi sull'ultimo pezzo dell'economia di scala aggiungiamo le piattaforme del SUV e quindi come tale il costo marginale è ridotto. Io gli dico, bene, io come Regione Emilia Romagna compro una pagina del Financial Times e scriverò a tutto il mondo che voi la Lamborghini la fate a Bratislava. Questo mi dice, no, lei non lo può fare. Io dico, perché? Diciamo una bugia, me l'aveva detto lei, me l'ha detto. E dice una pratica scorretta. No, non è affatto una pratica scorretta, che voi vendete un'auto italiana e fate a Bratislava. Ma mi dica, perché la fate lì e non la fate a Bratislava? Perché dovete dire che l'avete fatta lì? Perché dice, ma noi comunque diremo che l'abbiamo fatta lì. Ma perché dovete dire che l'abbiamo fatta lì? Beh, perché lì c'è sostanzialmente una storia, una tradizione, una quantità di subfornitori, una capacità di produzione che da un'altra parte non c'è. E se lei dice che la facciamo da un'altra parte non ce la compra nessuno. Quello è esattamente per cui lo dico. Abbiamo poi scoperto che alla fine la differenza tra farla a Bratislava e farla lì era di 60 milioni su 800, non era una follia. Però questo vi spiega anche un'altra cosa, attenzione, perché come si diceva, non è che tutti i luoghi sono uguali, Non è che tutti i luoghi sono uguali. Cioè il congiunto della storia che voi registrate ad Agoscello per le scarpe, dove abbiamo fatto la fabbrica chiamando i vecchi operai, o a Sant'Agata dove hai recuperato la tradizione per cui perfino l'ultimo bullone è fatto, perché storicamente lo fanno in alternativa per Lamborghini o per Ferrari o per Maserati, in realtà non è riproducibile. Quindi attenzione che non è che tutti i destini siano possibili. D'altra parte può essere benissimo che qui non si facciano altre cose. Tant'è vero che quando andremo a vedere la ripartizione dei nuovi comparti noi non ci siamo. Quindi attenzione che anche le strategie non sono aperte. Se questo funziona, noi partiamo dalla produzione artigiana, volumi verso differenziazione, dall'altra parte c'è la produzione fordista, quindi la produzione artigiana era, io vado dal mio sarto che mi fa il vestito per me. Secondo, fordista, io vado a comprare un negozio di vestiti tutti uguali.
dove sicuramente ci sono delle economie di scala, ma il prodotto è quello, alla produzione flessibile, compro un vestito drop, che faccio con la vecchia linea delle differenziazioni, quindi sulla vecchia linea Fiat faccio dei modelli sufficientemente diversi, ma non diversi, a quella che è Industria 4.0, che è la storia che vi ho raccontato di Berlutti, cioè in grande dimensione personalizzazione del prodotto. Tant'è vero che dal punto di vista dei processi, da una parte abbiamo scale, dall'altra parte abbiamo scope, cioè i vantaggi di produzione congiunta, e si va dalla produzione individuale custom a quella rigida di massa, a quella flessibile di massa, a quella che è quella attuale, che è la produzione di massa customizzata. Principio che vale soprattutto e in grande linea non solo per la produzione, ma sempre più anche per i servizi. I servizi sono sempre più customizzati. La medicina si sta spostando dalla medicina alla terapia. Guardate che in questo l'incrocio con la grande scienza diventa fondamentale. La ricerca sul genoma, che sembrava lontanissima, permette di fare il passaggio da medicina a terapia. Guardate che noi in Italia abbiamo, dopo, ci sono dei casi interessantissimi, il caso del settore farmaceutico è un caso da studiare. Quando 20 anni fa fallirono le due aziende di Montedison, cioè la Farma Italia e Carlo Erba, il settore venne distrutto. E a volte è bene che sia così. Quando 30 anni fa un contadino del Cuneese mette il metanolo nel vino perché era sbagliata la politica, perché pagavano il vino da distruggere, l'uva da distruggere in ragione del grado alcolico. Lui giustamente dice, io poi alzo il grado alcolico del mio vino, ci metto il metanolo, tanto va distrutto, vengo pagato in ragione delle quantità che vado a distruggere, solo che qualcuno l'ha bevuto e ci sono stati 8 morti. Quella roba lì ha distrutto il settore del vino in Italia. A volte occorre anche questo. Stavo facendo un brutto esempio sulla sinistra in Europa, ma questa è un'altra storia. Però attenzione, ci sono dei momenti in cui i settori vengono distrutti. Dalla distruzione del settore farmaceutico sono andate fuori un gruppo di imprese che vendono il 90% in giro per il mondo, che sono da Dompè, che avete qui, sono la Bracco, sono il gruppo Colinelli, cioè Sigma, Alfa Sigma Schiaparelli Tau, sono sostanzialmente Menarini, cioè imprese, sono Chiesi, imprese sufficientemente piccole nei confronti dei grandissimi, ma tutte molto specializzate. Chiesi è specializzato nei problemi legati alla respirazione ed è diventato leader mondiale, così come Bracco sta facendo degli interventi su tutti gli antitumorali, che sono assolutamente di avanguardia. E guardate che quindi anche quel modello che noi pensavamo legato al tessile, in realtà negli ultimi anni di trasformazione si è ripensato per altri settori. Questa idea della produzione di massa customizzata che vi ho fatto prima con l'esempio di Berlutti non ha dentro i robot, è il modello organizzativo della produzione che fa la differenza, non è il robot che qualifica, poi il robot magari serve perché taglia più fine, ma il punto fondamentale è il modello organizzativo, cioè il division of labor che fa la differenza. Su questo punto, certo che c'è un impatto sull'occupazione. Siete stanchi? Durate ancora? Guardate il vostro telefonino ogni tanto, mi raccomando, così vi tirate su. Se noi usiamo lo schema che vi ho detto prima, capacità intellettuali e capacità manuali, certamente ci sono delle aree che hanno bassa capacità manuale e bassa capacità intellettuale. Questo è il pezzo che trovate tutto qua dentro, tutto questo è condensato lì, poi lo vedete voi. Certo che dall'altra parte ci sono quelli che hanno grandi capacità, dall'altra parte sopra più, grandi capacità intellettuali e grandi capacità manuali, le fasi creative. Guardate che ad esempio la prima automazione è sostanzialmente stata fatta proprio su operazioni semplici e ripetitive, il braccio meccanico che prende un sacco e lo sposta da un'altra parte. La seconda automazione è stata fatta andando in su, cioè
facendo operazioni sempre più complesse che mettono insieme diverse operazioni semplici, per cui il braccio meccanico non soltanto vi solleva il sacco, ma magari fa così e lo vuota. Quindi hai fatto sequenze di operazioni semplici. La parte su cui adesso noi stiamo muovendoci invece è questa, cioè il fatto che ci sono delle macchine che sostituiscono la capacità di riconoscimento che veniva considerata prima tipicamente cognitiva, cioè delle persone. Questo sta attaccando i servizi. L'esempio che io faccio sempre è questo, ve lo ricordo ancora, uno dei miei numeri preferiti. Quando mi sono laureato, le mie zie mi dicevano devi avere un lavoro sicuro e quindi vai in banca. Voi vi sentite sicuri andare a fare lo sportellista in banca oggi? No, perché sostanzialmente hai inventato dei meccanismi che però si sono adattati ad un modello diverso di organizzazione della produzione e quindi lo fate voi da casa, è chiaro? Quindi attenzione che probabilmente il passaggio dell'intelligenza artificiale sarà tutto qui, cioè si uniranno maggiori capacità di movimento e quindi tutte le macchine automatiche diventano capaci di muoversi in maniera diversa, ma dall'altra parte le capacità riconoscitive saranno tali che permetteranno anche funzioni di autoapprendimento. Quindi l'automazione è chiaro che prende questo corpo centrale, cioè tutto questo corpo centrale può essere benissimo sostituito. Che cosa ci sarà? Ci sarà dei mestieri lassù con un alto tasso di creatività, con un alto tasso di innovazione, con un tasso cioè sufficientemente alto di imprevedibilità che a lungo ancora non potranno essere surrogati dalla capacità di apprendimento della macchina e dall'altra parte ci saranno delle funzioni sotto talmente unskilled che non conviene neanche prendere la macchina. Quindi attenzione che il rischio di polarizzazione sociale è molto alto e voi lo vedete all'interno anche della stessa impresa. L'avvertenza lunghissima su Amazon in realtà è questa. Da una parte sono quelli che pensano e organizzano. Se voi comprate una cicletta, voi vi domandate come hanno fatto a metterla dentro quella scatola, cioè hanno dovuto ripensare il prodotto completamente in modo da poterlo smontare e impacchettarlo. E poi dall'altra parte sono quelli che portano i pacchi però, eh? Per cui, ad esempio, l'automazione sta facendo rinascere i vecchi mestieri. I corrieri non hanno mai lavorato come oggi. Quindi non è vero che saranno tutti al computer. Ci saranno i corrieri col computer. Così come ci sarà l'idea che quel pacco che mi arriva a casa sarà tracciato fino all'ultima virgola. Fino all'ultima virgola sarà tracciata. Però è chiaro, ci sta dentro tutto. Cioè, in questa società, questo è quello che renderà complessa, ci sta dentro tutto. Dov'è il vero problema? E se voi siete nella parte rossa o nella parte gialla, perché non è mica uguale per voi, eh? Non è uguale se state nella parte rossa o nella parte gialla. Tenete ragazzi, volete fare una pausa? Resistiamo? Anche in questo settore? Andiamo avanti. Questa cosa vale anche per i territori, perché la mia impressione è che sui sistemi produttivi noi avremo sistemi produttivi che fanno questi, sistemi produttivi che fanno le macchine, Uno dei punti di forza su cui noi stiamo lavorando è stata l'evoluzione dei nostri produttori di packaging. Li conoscete tutti, la IMA, Vacchi, la Coesia Seragnoli, il gruppo Marchesini, quelli che fanno le macchine per le piastrelle, e tutti si stanno evolvendo e si stanno incrociando moltissimo. Ad esempio, 2 settimane fa Coesia, cioè il gruppo GD, cioè Seragnoli, ha comprato quello che era il leader mondiale dei produttori di sistemi di produzione per piastrelle e quindi si passano al settore packaging tabacco al settore piastrelle. Così come IMA è il leader mondiale delle macchine per fare farmaceutici. Ma attenzione, il farmaceutico, il packaging, non è diverso dal prodotto. Il prodotto è il suo packaging. Perché? Perché su ogni singola pastiglia, andatelo a vedere, c'è scritto quando è stato fatto, dove è stato fatto, perché deve essere sempre completamente tracciabile, da quando lo penso a quando lo consumo. Quindi attenzione che questo diventa cruciale. Ci sono i produttori
i paesi, le zone, i territori che coprono la fascia blu. È chiaro? È la storia del quando nell'Inghilterra dei primi 800 si distruggevano i telai e nel 16° capitolo dei Principi di Riccardo, Riccardo dice allora facciamo telai. Dice, ma mica tutti sono capaci di fare telai. Perché uno che usa un telaio è un tessitore, uno che fa un telaio è un meccanico. Cioè ci sono competenze diverse. È chiaro? Quando, ad esempio, dove sto io, alla fine dell'Ottocento, c'erano le bonifiche, la parte cruciale della bonifica erano meccanici, perché erano quelli che tenevano le idrovore. Quindi attenzione anche sulle competenze, perché il come si trasformano le competenze diventa assolutamente cruciale. Poi ci saranno quelli che stanno lassù e quelli che stanno qui giù. I sistemi produttivi che saranno capaci di sviluppare il massimo di alta specializzazione, anche fatta da piccole imprese, integrate in ecosistemi dinamici, e lì diventa però cruciale dove sono, cosa fanno, come si insediano i rapporti con le università, non solo con ingegneria e economia, ma ad esempio con tutta la parte, ad esempio, di humanities, diventa fondamentale. Dall'altra parte ci sono i territori e le imprese che stanno invece, sono in sistemi più o meno sbardellati, che in realtà non riescono, perché non riescono a esprimere la capacità di upgrading. Quindi il tema, ad esempio, del Global Value Chain, noi abbiamo fatto un lungo lavoro per l'Ocse su questo, è come funziona l'inserimento nel Global Value Chain. Certo che dipende da dove parti, però dipende anche dove, e dove investi o non vuoi investire. Chiaramente, se tu non investi, ad esempio, non solo in sistemi universitari, ma anche in sistemi di interrelazione, non puoi aspettarti che ci sia questa capacità. Se, ad esempio, tagli gli investimenti sull'educazione, anche quella di base, poi non ti viene a lamentare che bisogna avere dei sussidi, perché diventa un'altra roba, ma sei posizionato in maniera diversa. Rispetto a questo, anche quando parliamo di sistemi territoriali di impresa, è chiaro che tu hai specializzazione e complementarietà, area piccola impresa a bassa specializzazione isolati, aspetta, piccole imprese a bassa specializzazione in distretti tradizionali, però è chiaro che tu hai anche piccole imprese isolate ma ad alta specializzazione, nel senso che loro stessi vanno a ricercarsi dei riferimenti fuori dal territorio, e dall'altra parte quello che è il nirvana di tutti, che è la capacità di avere uno stesso territorio, imprese ad alta specializzazione in grado di mantenere la capacità di continuo upgrading a livello mondiale. È chiaro che il passaggio da quella in basso qua a quella lassù è difficilissima, è chiaro che generalmente si fanno i due percorsi, però attenzione che i due percorsi non sono dati, perché chi rimane nella fascia bassa rischia poi di fare poi la parte gialla sotto. Quindi attenzione che le politiche diventano sempre più strategie di riposizionamento, che si determinano in base alle capability, alle competenze che riesce a generare, quindi le strutture di, e altra parte delle strutture che generano il posizionamento collettivo. Su questo abbiamo diversi casi. Io vi presento due casi che in questo libro non ci sono, perché, come vi potete immaginare, stiamo già scrivendo il prossimo, che sostanzialmente sono due casi. Uno è Guangdong e l'altro è la Malesia. In questo lo devo a una bellissima tesi di dottorato di Cambridge che sto seguendo, di una ragazza che si chiama Veronichi, che ha studiato l'industria elettronica nei due paesi. I due paesi sono molto diversi fra di loro, perché anche questo conta. La Guangdong è una provincia di una repubblica popolare, cioè di uno stato formalmente centralmente pianificato. In realtà i poteri sono a livello di province, cioè a livello di provincia. E sono a livello di provincia, noi abbiamo studiato molto il Guangdong, Francesca è qua, io sono arrivato, più o meno sono andato nel 84, ma poi dal 2000 al 2008 ho fatto l'advisor del governo cinese per la provincia di Guangdong. Quindi mi sono trovato in mezzo a questo riposizionamento. Guangdong ha 100 milioni di abitanti più Macao e Hong Kong, quindi è la provincia del Guangdong è più grande del più grande paese europeo che la Germania. Detto questo,
era storicamente la provincia industriale della Cina. Da lì sono nati i grandi movimenti, compreso Deng, compreso Sun Yat-sen nel 1912, quando è fatta la Repubblica battendo l'impero, ma più recente Deng e di recente quasi tutti i segretari del partito poi sono venuti o da lì o da Shanghai. C'è una sorta di leghismo cinese, per cui il Sud ritiene che Shanghai siano tutti ladri perché sono banchieri e a Pechino tutti ladri perché sono politici, però è il grosso del sistema. Questo nasce con zone franche in cui hanno fatto la classica politica di chi arriva tardi, cioè attrae investimento dall'esterno, e attraendo investimento dall'esterno li creano condizioni assolutamente straordinarie per lo sviluppo delle loro produzioni. Il secondo caso è la Malesia. La Malesia è un caso interessante. La Malesia è una monarchia costituzionale elettiva federale, cioè sono 13 piccole monarchie, ancora con i rajah, che ogni 4 anni uno di questi diventa il re della Malesia. Quindi siamo, se volete, nell'uno e nell'altro sono sistemi parlamentari democratici, sono due pezzi diversi della storia del mondo, sono altri sentieri del mondo. La Malesia entra nell'industria elettronica con lo stesso meccanismo della Cina, cioè attraendo investimenti dall'esterno in zone franche. Tutte e due sono cresciute, questa è oggi Canton, Guangzhou, e questa è Kuala Lumpur. Quindi, è chiaro? Dov'è la differenza tra il primo e il secondo? Che mentre la Malesia ha continuato a mantenere forte la specializzazione della componentistica, essenzialmente per conto di Taiwan, quindi sono i terzisti di Taiwan, Guangdong ha cominciato facendo sostanzialmente il terzista degli americani e di Taiwan, ma progressivamente ha sviluppato proprie imprese che poi sono diventate loro stesse in grado di assorbire le conoscenze e ciucciare la conoscenza dei propri provider di prima. Un caso che appunto io ricordo bene, in quell'epoca si discuteva come faceva la Cina a entrare nel settore dei telefonini, loro si sono comprati Motorola e la cosa, come si chiama la finlandese? E Nokia, hanno comprato prima le licenze, poi si sono fatti lì la componentistica, poi si sono fatti insegnare, poi alla fine, ma l'altro caso più famoso di tutti è Lenovo. Lenovo era il componentista di IBM, a basso costo, poi ha comprato da IBM i PC, poi ha cominciato a fare PC col proprio marchio, oggi sui supercomputer al mondo sono in due, Lenovo e IBM, e IBM ci sta mollando. Quindi è chiaro le due strategie. Una è una strategia che ha portato successo, questa di Kuala Lumpur, cioè fai il fornitore di massa e continui a fare il fornitore di massa, e tu sei il fornitore di massa, è chiaro? Se voi andate a vedere l'industria elettronica, ormai nel mondo i vendor sono 10, il primo europeo è una impresa con ditta stranissima che era ex Philips, di cui poi magari vi racconto perché merita, che ha il 2% del mercato, gli altri sono cinesi o americani. I cosiddetti fabless producers sono essenzialmente o cinesi o Singapore, i produttori sono o Taiwan o sono loro in Malesia. Quindi si è ricreata una global value chain da cui l'Europa è totalmente esclusa, ma che comunque però all'interno di questo vi dà due strategie diverse. Malesia che ha fatto la scelta di diventare commodity, perché ormai sono commodity quelle lì, e l'altro che è andato su di segmento anche perdendo le commodity, perché le commodity in Cina non le vedete più, le fanno fare sostanzialmente in Vietnam o anche in Malesia, ma che però ha avuto un atteggiamento totalmente diverso. Come impatta su questo 4.0? Beh, impatta in maniera significativa, perché se tu vai verso delle fabbriche in cui la zona blu aumenta, sostanzialmente hai convenienza di portartela a casa,
perché dato che non è più il costo del lavoro che fa la differenza, Adidas, che produceva prima in Cina, poi in Vietnam, poi in Malesia, sta facendo in Germania una fabbrica da 1 milione di scarpe all'anno, con 150 persone, ma 10 volte tanto poi di venditori e di stilisti, perché anche loro le scarpe devono andare sul segmento del mercato. Però se voi avete un sistema che a questo punto diventa globale, non avete più bisogno di avere una catena di valore in cui viaggiano le merci, ma viaggiano sostanzialmente che cosa? Viaggiano i dati, viaggiano i dati, perché tu puoi benissimo avere dall'altra parte del mondo dove hai bisogno una stampante 3D, mandi il dato e quello arriva il dato. Tant'è vero che se voi andate a vedere cosa è successo, diventa rilevante. Quindi le strategie di inserimento nel global value chain diventano rilevanti, diventa fondamentale la fase di attrazione e radicamento degli attori internazionali. Però diventa poi fondamentale come sistema produttivo locale, gli indigeni, i domestici e l'attrazione poi hanno delle infrastrutture educative e scientifiche che permettono in un qualche modo lo sviluppo della dimensione della rete produttiva e della rete distributiva. Lei lo sa perfettamente, l'investimento che in Cina è stato fatto in Guangdong in università è stato bestiale. Io ero lì, ero nel gruppo di advisor, quando si decise ad un certo punto di fare un investimento sull'università. Noi abbiamo preso le 13 università di Guangzhou, di Canton, hanno preso le triennali, diciamo, e le hanno spostate tutte su un'isola, e i 13 campus sono diventati soltanto magistrali e dottorati. È chiaro? Oh, noi siamo andati lì un anno, abbiamo dato l'idea, l'anno successivo ci hanno fatto vedere l'isola. Dopodiché c'erano delle cose interessantissime, eravamo in 4 come nelle barzellette. Eravamo in 4. Allora, c'ero io, italiano, no, perdonami, c'era un americano, che si chiama Marion Schultz, aveva appena vinto il premio Nobel e lui aveva il dollaro stampato negli occhi. Ogni volta che parlava c'era uno che faceva così con la manina. Il cinese la prima volta gliel'ha dato, la terza volta lui è diventato latitante, perché nel frattempo la sua azienda in America era fallita. È quello che ha inventato gli options, è stato l'inventore dei derivati, per questo è latitante. Seconda cosa, c'era un inglese elegantissimo che era il prorettore di Oxford, che insegnava che non fate l'università. C'era un italiano, devo dire elegante, anche creativo, però solo come un cane, cioè dietro di sé non aveva nessuno, neanche Telecom era venuto, perché in quell'epoca dicevano tanto questi non cresceranno mai. E poi c'erano i tedeschi che hanno mandato, è stato invitato perché era l'invito, il direttore del Fraunhofer. Fraunhofer sono quella struttura di interconnessione imprese. Lui arriva e dice, poiché i tedeschi sono gentili e sono generosi, noi vi regaliamo la formazione per 3 anni di un numero di quadri dirigenti vostri nel settore trasporto. Vi mandiamo alla Siemens. Ecco, domanda, dopo 3 anni è stato fatto l'appalto per la metropolitana che univa Canton, Hong Kong e Macao. Chi l'ha vinta? L'ha vinta Siemens. Ma pensa a te il caso. Quindi anche l'investimento in educazione non è da poco. L'investimento in educazione è un modo fondamentale per attrarre investimenti poi dopo. Noi abbiamo avuto lì una scuola, che abbiamo ancora, che per 10 anni ha formato tutti i quadri dirigenti del Guangdong, dico noi come università, che tutto sommato fa sì che il nostro gruppo allargato è ancora lì da tanti anni. Però non l'abbiamo avuto dietro né Telecom né gli altri, ma è un'altra storia. Questo è un problema nostro, non è un problema del cinese. Lo so, e questo è il nocciolo. Questo è l'andamento dell'export di beni fisici, e vedete che la cosa interessante è che è stata la fortissima ripresa dal 98 in su, quando cioè ha aperto il commercio internazionale, lo vedete, no? Qui ha aperto il commercio internazionale, dov'è qua? Qui ha aperto il commercio internazionale, guardate l'aumento dello scambio internazionale. La crisi è dopo che vedete che non cresce più,
Perché non cresce più? Perché c'è stato un cambiamento strutturale. Perché quello che cresce è questo. È lo scambio dei dati. Perché non hai più bisogno di mandare in giro le robe fisiche. Perché è il controllo dei dati che diventa la partita. La partita chiave non è soltanto il controllo dei porti. La partita chiave è il controllo di big data. Questo per darvi un'idea come il forecast dello sviluppo dello scambio di dati mobile. Voi vedete che la metà sarà scambiata in Estremo Oriente. Questa è una cosa che fa vedere come cresce il valore aggiunto manifatturiero. La riga rossa è la Cina, ma voi vedete anche gli investimenti in ricerca e quindi i patent che i cinesi hanno registrato. Guardatelo, perché l'idea che la Cina cresce facendo magliette è un'idea che non esiste più, eh? Loro crescono perché fanno investimenti da bestia in ricerca, perché fanno brevetti e quindi gli fa andare su il valore aggiunto manifatturiero. Il valore aggiunto manifatturiero. È chiaro? State attenti che avere in testa dei pregiudizi è come darsi delle martellate, eh? Cioè il pensiero che la Cina fa concorrenza perché ha costi bassi del lavoro, magari è anche vero, cioè dentro la Cina è talmente grande che ci sono anche delle parti che vi fanno concorrenza. Ma la Cina cresce perché ha un mercato interno in enorme crescita, ma anche perché ha fatto degli investimenti veri in università, ricerca e quindi in brevetti. In brevetti. Vi faccio un esempio. Allora, un settore che sembra lontanissimo, genomica, il settore delle analisi prenatali, cioè le analisi sostanzialmente sui feti. Va bene? Avete presente il settore? Allora, in quel settore lì, il leader dominante nel mondo si chiama Beijing Genomic Institute. È uno spin-off dell'Università di Pechino che si è spostato a Shenzhen, che oggi vende sistemi completi di analisi e che però mantiene in cambio tutti i dati. Qualunque ricerca volete fare nel settore della genomica prenatale, dovete passare di lì. Alla faccia di quelli che vendono le magliette. È chiaro? Quindi puoi anche cominciare facendo magliette, ma nel settore della genomica loro sono i leader incontrastati, non ci sono gli americani seguono dopo, va bene? Questo per darvi di cosa stiamo parlando. Tant'è vero che se voi andate a vedere il valore aggiunto manifatturiero, vedete la media annuale e il tasso di crescita, voi vedete che alla fine avete i grandi, i piccoli, i lenti e i veloci, e l'unico grande e veloce è la Cina, perché ha una dimensione, ma ha anche fatto investimenti che gli permettono di star lì. Dice, ma Trump adesso gli fa la guerra, a parte il fatto che loro hanno il 50% del debito interno degli Stati Uniti, questa è un'altra storia, però attenzione, cioè non immaginiamo che le guerre si fanno sempre perché io picchi i pugni sul tavolo, perché se picchi i pugni sul tavolo poi vai a vedere una buona parte delle imprese che in Cina lavorano sono imprese comunque o californiane o di New York. Quindi, però questo vi spiega anche i conflitti interni ai paesi, perché per la prima volta che cosa succede? Succede che in tutte le guerre ci sono i vincitori e i vinti. Chi sta governando oggi governa con i voti dei vinti. Ma quei voti dei vinti non andiamo lontano, a meno che i vinti non imparino per diventare vincitori. Scusate queste comunicazioni al margine. Questa è un'altra tabella che io... No, l'ho messa dentro la UE. È dentro l'Europa. Questa è un'altra cosa che io trovo interessantissima. Il contributo al valore aggiunto globale, l'ho fatto fino al 16. Qual è la mia preoccupazione? Che io mi sono domandato, ma chi sono gli others? E ho sospetto che siamo noi gli others. Cioè è che l'Europa che ormai è marginale. Allora, rispetto a tutto questo, nuove infrastrutture dello sviluppo, i nuovi settori dello sviluppo, la nuova immagine dello sviluppo. Allora, noi nel mondo siamo noti per questo. E meno male che siamo noti per questo.
meno male. Che piaccia o non piaccia, questa è la nostra immagine nel mondo. Quando il francese mi dice, io quelle scarpe lì da 2.500 euro al paio non posso che farle qui, è un riconoscimento straordinario. Quando il tedesco di Audi mi dice, la Lamborghini non posso che farla qui, è un riconoscimento straordinario. Però dentro alle scarpe e dentro alla Lamborghini c'è anche molta tecnologia. Guardate che l'export italiano è cambiato moltissimo negli ultimi anni e noi siamo diventati per i tre quarti, due terzi produttori essenzialmente di technology. Per cui c'è anche questo, 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 c'è anche questo. Non siamo ancora per riusciti ad aggiungere all'immagine preesistente, che deve rimanere anche questa. Lo stile italiano, ma anche il technology italiano, che è avvantaggiato perché è stato, per la sua dimensione, sulla storia, capace di fare quella mass customization che dicevo prima. Cioè, non è vero che la quarta rivoluzione industriale ci porta lontano da noi, è che purtroppo questo non rappresenta il paese, perché questo paese che sto dicendo qui è un paese che in realtà è concentrato in una fascia molto precisa, molto precisa. E questa fascia molto precisa negli ultimi anni si è incrociato moltissimo, ad esempio, con il sud della Germania. Quindi quando voi vedete quella famosa immagine di questa Europa con in mezzo questa striscia, a Eindhoven, in Brabante, c'è un caso straordinario, era la fabbrica della Philips. Le lampadine a filamento, alla fine le facevano in un posto solo al mondo, che era un posto che si chiamava Eindhoven, e dove c'era Bosch il pittore. Quella fabbrica lì ha chiuso, lì sono stati capaci di fare una grande ristrutturazione insieme le autorità locali, la regione Brabante e la regione e la Bosch e la Philips, hanno fatto una cosa molto bella nella vecchia fabbrica, hanno fatto una cosa che chiamano Brain Port, cioè il porto dei cervelli. E comunque l'unico europeo che gioca è posizionato lì. Noi non abbiamo ancora coscienza di tutto questo, cioè non abbiamo ancora coscienza che dentro al nostro paese ci sono dei blocchi. Questo non riguarda tutta Europa, riguarda quel pezzo lì. Noi abbiamo fatto un'associazione, cui ho fatto il presidente per due mandati, che unisce queste regioni. Dell'Italia c'è la Lombardia e l'Emilia Romagna in questa associazione, eh? Oh. È chiaro? Facciamo fatica a trovare una terza, perché neanche il Veneto c'è, neanche il Piemonte c'è, perché occorrono certi requisiti di crescita e di incrocio università-imprese. L'incrocio università-imprese. Non è un problema di terza missione, perché se tu continui a dire c'è la prima missione, la seconda missione, poi c'è la terza, non vai da nessuna parte, perché o la cominci dall'inizio, ovviamente non esci più. Cioè, una volta voi avevate nel ciclo della produzione dell'automobile, tenete botta ragazzi, ci siete ancora? Ho quasi finito, eh? Dopo facciamo una bella telefonata a tutti. Allora, scusate, una volta tu avevi la ricerca sui fluidi, poi avevi il disegnatore che faceva il profilo dell'automobile, poi avevi la ricerca industriale interna, poi avevi il prototipo, poi avevi il prototipo marciante, poi avevi la linea di pre-industria, poi avevi l'industria. Nella gran parte delle industrie oggi il prototipo è il prodotto, perché il costo di duplicazione è zero. In un software, cos'è il costo di duplicazione rispetto al costo di prototipo? Sostanzialmente zero. In una molecola, il costo di replicazione, che cos'è? Zero. In una medicina, l'80% sono eccipienti, è chiaro? E quando fai la ricerca di base che hai, questo perché? Perché è rilevante? Perché cambia la barriera all'entrata. Cioè, mentre prima la barriera all'entrata era la dimensione dell'impianto, Silos Labini 1956 o Bain 1956, la barriera all'entrata è la dimensione del laboratorio. È chiaro? E adesso è un laboratorio talmente incrociato con la grande scienza che se non hai questo incrocio, il passaggio da uno all'altro non c'è più. La storia del trasferimento tecnologico non esiste più. Perché il trasferimento tecnologico c'era, uno che faceva ricerca, uno che faceva la produzione, e si trasferivano. Se voi non l'avete incrociato, per cui nel tempo in cui fai ricerca pensi anche ai suoi usi, sei sempre in ritardo.
Abbiamo di recente fatto l'accordo Università di Bologna, gruppo ENI. Poi tutto che il Dipartimento di Economia di Bologna non c'era perché loro fanno i teorici. Ma c'era un esempio, i dipartimenti di chimica, come erano tutti incrociati lì, sul problema del come fai non soltanto a rendere sostenibili le produzioni, ma poi in realtà che cosa te ne fai dopo? E saltano fuori dei prodotti che noi oggi neanche ci immaginiamo. La cosa che mi ha impressionato è che io ho domandato al loro capo della ricerca, ma quale, se devi fare la linea che tu ritieni il cambiamento dei vostri prodotti, a quanti anni la fate? E lui dà una risposta che per me è agghiacciante, mi dice 4. Faccio notare che se la linea di cambiamento dei prodotti è 4, è più corto di un corso di ingegneria. Che vuol dire che allora anche i modelli didattici sono sostanzialmente da cambiare. Perché quando uno viene da me, noi oggi abbiamo un problema, non abbiamo abbastanza ingegneri. Io tutti i giorni vedo della gente che viene e mi dice abbiamo bisogno di ingegneri. Io dico, per fare un ingegnere ci vogliono 5 anni. Altrimenti li porti da un'altra parte, quindi prosciughi dall'altra parte. Chiaro? 5 anni ormai è più del tempo del ciclo di vita dei prodotti. Un impianto di supercomputing pre-exascale, di cui dopo vi parlo, che sostanzialmente pre-exascale vuol dire che tiene dentro tutto il sistema scientifico italiano e costa 120 milioni la macchina e 120 milioni di allestimento, ha un ciclo di vita tra i 4 e i 5 anni. È chiaro? Quindi pensate che cosa vuol dire agire sui sistemi educativi per poter in un qualche modo essere in grado di non essere dei pesi morti rispetto ai cambiamenti che abbiamo di fronte. Il sistema educativo vuol dire dalla prima elementare, perché qua non è soltanto di là. Quindi pensate anche alla fase dell'alternanza scuola-lavoro, cioè il problema è la compenetrazione che devi avere. Noi su questo abbiamo lavorato e come Regione Emilia Romagna abbiamo, questa è diventata la nostra bandiera, From Volume to Value, e abbiamo riunito tutti coloro che si occupano di Big Data in Regione. In realtà chi si occupa in data di regione sono tutti coloro che a livello nazionale si occupano di big data, perché c'è il Cineca, che è il consorzio nazionale, e il consorzio nazionale di supercalcolo che unisce tutte le università e tutti i CNR, ENEA e tutti gli altri, INFN, che è la rete di ricerca fisica per l'Europa, è quello che regge il CERN di Ginevra, i calcoli, i numeri del CERN di Ginevra sono a Bologna, non sono là. Lo stesso Human Technopole di Milano, il sistema di calcolo è lì. Le application in Italia le fanno a Pisa, gli analytics li fanno a Trieste, a Pisa perché c'è il centro del CNR sull'application, a Trieste perché c'è la SISSA. Noi abbiamo le macchine. A Firenze ci sono le boutique e noi siamo gente di officina, quindi abbiamo la macchina. E abbiamo 2.000 persone fuori università e fuori imprese che lavorano lì. Però, attenzione, Big Data, il pezzo di Bologna che sono le macchine, il pezzo di Pisa e il pezzo di Trieste, in realtà fanno un sistema che è in grado di affrontare i grandi temi. I grandi settori che abbiamo di fronte sono questi. Quindi bisogna imparare a leggere anche l'economia in maniera diversa. Viene da me l'uomo dell'IBM. È troppo lunga, sto tenendo troppo lunga, ragazzi. Allora. Quale dici te? Ah, sì, dopo lo racconto. Sì, lo racconto. Dopodiché viene da me l'uomo dell'IBM, non dico un'aziendina. L'IBM, voi sapete, si sposta dalla fabbricazione di macchine, si è spostata su intelligenza artificiale, hanno un sistema che si chiama Watson, viene da noi per fare un investimento. Io gli domando, ma su cosa vuoi fare l'investimento? Io parlo con Eric Clementi, che è il CEO America, con Cereda, che è il CEO Italia. Invitatelo Cereda una volta, è un uomo di straordinaria intelligenza. E lui mi dice, il nostro settore del futuro si chiama aging. Come aging?
Sì, longevità. Gli anziani, un terzo della popolazione europea sono sopra i 60 anni. Allora dice, pensa come cambiano le città. Non so come cambia la salute, ma come cambiano le città. Io ricordo sempre, ve lo dico a voi ragazzi, nel 1951 in questo paese l'attesa di vita era 63 per le femmine e 61 per i maschi e non c'era un problema di gestione del debito legato alle pensioni. Uno andava in pensione dopo 2 anni, quando gli andava bene, aveva risolto. Boeri sarebbe stato contento. Adesso tu vai in pensione almeno hai 20 anni, vuol dire che hai un'altra vita. È chiaro, con altri consumi. Il problema delle volte è con una educazione, con capacità di consumo che non avevi 20 anni fa. I vecchi di oggi non sono i vecchi di 20 anni fa, hanno dei consumi diversi. C'è una quantità, ad esempio, di biciclette da corsa per gli anziani che sono incredibili. Io vedo degli amici miei che vanno in bicicletta e si vestono con queste magliettine, dico, ma che bella magliettina rosa che hai. No, questa è Tecno. Perché se sudo non si vede. Io dico, si sente però, ma questa è un'altra storia. Guardate la quantità di robe, di integratori che oggi ci sono. È un mondo nuovo che si apre. È chiaro? IBM ci ha chiesto di fare un centro di ricerca che gli stiamo facendo in aging, in longevity. Pensate come cambia. Pensate questa storia del climate change come cambia. Climate change è un universo. Noi neanche ci ricordiamo del climate change perché vengono giù delle strade in Sicilia o ci sono l'abbattimento degli alberi in Friuli. Climate change è un universo. Noi abbiamo fatto un'operazione di cui io sono molto orgoglioso, molto orgoglioso. Abbiamo messo in fila tutta questa gente qua, abbiamo deciso di fare la Big Data Community, abbiamo fatto un'associazione promossa dalla Regione e con questa siamo andati alla carica e abbiamo portato a Bologna il data center dell'Agenzia Meteo Europea che oggi è a Reading. Il 13 martedì c'è la prima iniziativa. Parliamo di climate change perché l'Agenzia Europea Meteo viene lì. Mi si dice, ma perché tutta questa fatica? Noi lo metteremo in un sito molto bello che è l'ex manifattura tabacchi, ma perché tutta questa fatica? Perché non conviene magari portare lì delle piccole aziende, così i nostri lavoratori, quelli licenziati dal settore edile? Perché se io porto le piccole aziende del settore edile, rimaniamo piccole aziende del settore edile. Se io porto la più grossa capacità di conoscenza del settore climate change che abbiamo in Europa, lo porto lì, questo mi spande e mi genera dei nuovi settori. Faccio un esempio, non c'è un aereo che si alza in volo in Europa se questa agenzia non gli dà il via. Ma pensate cosa vuol dire l'agricoltura, per l'agricoltura vuol dire climate change. Cioè avere il centro di previsioni meteo europeo lì, che cosa vuol dire? Pensate cosa vuol dire per il traffico, cosa vuol dire per le allerte. Earth and aging, vi ho già detto, produzione di innovazione, abbiamo parlato anche prima, Humanities and Society. Noi abbiamo un caso molto interessante. A Bologna abbiamo la Fondazione Giovanni XXIII, che è la Fondazione di Scienze Religiose, che dentro ha una biblioteca che ha 1,5 milioni di volumi. Dentro ha tutti gli atti del Concilio Vaticano II. Ma per avere idea, ha tutti gli atti di riferimento, ad esempio, di tutto gli ultimi dibattiti all'interno del mondo arabo. Più humanity di questo non c'è. Beh, noi abbiamo dato, io gli ho dato 1,5 milioni di fondi europei, sono stato massacrato, neanche i fondi europei, i fondi della regione, sono stato massacrato dicendo che ho dato fondi agli amici degli amici, per un'operazione in cui io credo molto. Quella biblioteca lì, se va bene, in capo a un anno ci vanno dentro 15 persone, proprio quando sono affollati. Mettendo quel patrimonio lì, che oggi è privato, online, noi avremo una quantità di visitatori di tutto il mondo che possono avere una diretta conoscenza di fatti e cose che sono fondamentali. Se ognuno di questi che partecipa paga 10 centesimi a pagina,
con 10 centesimi a pagina, quel posto lì diventa, in termini rapidi, non solo autosostenentesi, ma diventa uno dei punti fondamentali delle conoscenze di quel comparto in giro per il mondo. Pensate al nostro patrimonio, che giace dentro le nostre biblioteche, non riusciamo a renderlo pubblico. Io ho scritto di recente un libro sull'Unità d'Italia, che comincia con l'ultimo discorso di Cavour. Io ho recuperato l'ultimo discorso di Cavour online perché l'Università del Michigan ha messo online tutti i discorsi di Cavour. Ho pagato 10 centesimi a pagina, ma li ho avuti a disposizione. Pensate al nostro patrimonio, dove ci poniamo sempre il problema di come può essere fruito. Sustainable Cities è uno dei grandi argomenti di oggi. Chiunque deve prendere un treno alla stazione la mattina lo sa, eh? Cioè, il security and cyber security, questo è l'altro grande issue che tutti hanno nel mondo. E education, che è il vero business del futuro. Questo è il sito che abbiamo fatto, che stiamo facendo, stiamo costruendo, stiamo 100.000 metri quadri disegnati da Pierluigi Nervi, che erano in abbandono, che possiamo recuperare. Dentro ci va il centro europeo per le previsioni meteo, il nuovo data center Cinec INFN, e io spero che ci vada anche una delle quattro macchine europee prese a scale, il centro IBM sull'aging e il centro di competenza Big Data for Industry. Dice, ma voi avete fatto questo? Sì, perché avevamo questo. Ad esempio, noi non possiamo fare il centro sull'aeronautica e l'aerospaziale, perché abbiamo sì dei componentisti, ma noi non siamo in grado di avere la massa critica. È chiaro? La massa critica forse ce l'hanno a Napoli, dove c'era la legna. È chiaro? Cioè, non è che tutti devono fare tutto. Noi probabilmente riusciamo a fare un grande lavoro, perché ad esempio in questo centro andrà dentro il data center del Rizzoli, del studio Rizzoli, dove hanno tutte le analisi dal 1901 di tutti gli impianti femorali che hanno messo da allora fino ad oggi. È chiaro? Probabilmente qualcun altro invece sulla parte cardiaca non ci siamo. Faccio notare che, ad esempio, Alleanza per il Cancro, tutta la ricerca è sulla linea INFN, cioè l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, se non è da. Però, ad esempio, qui abbiamo scoperto una cosa interessante, che abbiamo l'incrocio, perché ci siamo concentrati su Big Data e su Climate Change, perché lì abbiamo anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha il controllo di tutti i radiotelescopi d'Europa. Quindi attenzione che dentro i pezzi di università, dove neanche vi immaginate, ci sono dei pezzi di robe che combinate assieme diventano assolutamente cruciali. Noi abbiamo lavorato molto con le nostre università, abbiamo fatto 10 tecnopoli molto specializzate, 88 laboratori, abbiamo messo insieme 1.800 ricercatori in aggiunta a quelli delle università. Io ho fatto, ad esempio, un programma di dottorato molto diffuso, che continuo a diffondere, e, ad esempio, una cosa interessante è questa, è quella che diceva prima Adolfo. Noi abbiamo promosso una cosa che si chiama MUNER, Motor Vehicle University of Emilia Romagna, le quattro università dell'Emilia Romagna, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Alfa Romeo Progetti, Toro Rosso e Dallara. Il presidente di questa associazione è Pontremoli e sostanzialmente qua abbiamo sviluppato con tutta la filiera, tra cui i principali, tra cui ad esempio Coxa, impresa straordinaria che dovete conoscere, e qui abbiamo cominciato un discorso che partiva da quali sono dei fabbisogni di educazione per queste imprese. Modena ha il bandolo della matassa, avevamo proposto un corso di ingegneria congiunto in ingegneria dell'automobile, a confronto con le imprese ci hanno detto no, bisogna farlo diverso. E allora facciamo due corsi in inglese, in cui il primo semestre si fa a Modena ed è quello per chi farà supercar e motorsport. Il secondo semestre si fa o a Modena per chi continua lì o a Bologna per chi fa la parte elettronica e informatica di processo,
Il terzo si fa a Modena, a Bologna, a Parma per Surf Drive, perché sapete lì c'è una di queste imprese, uno spin-off che è stata venduta poi agli americani, o a Ferrara per la parte di aerodinamica e di fluidi, perché a Ferrara ci sono i laboratori sull'analisi dei fluidi. Il quarto e il quinto semestre, perché c'è un semestre in più, si fanno dentro a queste impresine. Due corsi, l'altro si chiama CompuMotive, è tutta dedicata alla parte di incrocio computing engineering, che ha l'inverso, si parte da Bologna, poi si fanno i due corsi e si sviluppano nello stesso modo però parallelo. L'intervento delle imprese ha cambiato in maniera significativa la struttura, non perché abbia introdotto più specializzazione, perché ha introdotto più cose di base, perché era talmente rapido il cambiamento anche delle loro auto che hanno bisogno di gente che è capace di gestire questo cambiamento continuo. Noi stiamo facendo la stessa operazione in big data, il bandolo c'è la, qua c'è la Modena, il bandolo lì c'è la Bologna, lo stiamo facendo, lo apriamo il 12 su Food Security and Safety, dove il bandolo è su Parma perché lì c'è l'Agenzia Europea per la Food Security, e abbiamo messo insieme i 6 dipartimenti di economia dell'Emilia Romagna, dove il bandolo ce l'ha Marco Di Tommaso Ferrara, incrociato con CIMET, di cui Ancona è socio fondatore insieme con Firenze, dove la mia richiesta è fare una scuola internazionale di policy making. Questo è il mandato, va bene? Questo è il quadro. E questi sono i nostri pilastri. Chiaramente ne abbiamo un altri due, che sono, uno è machinery, machinery robotics, che stiamo già facendo, ma lo stiamo facendo molto più dentro gli ITS che non dentro lì. Questa è l'ultima slide che vi propongo. L'ultima slide che vi propongo è un vecchio film che i signori qui davanti hanno visto, che voi non avete visto, ma dovete vedere, che si chiama Totò Pappino alla mala femmina, dove due contadini del sud vanno a Milano. E andando a Milano vanno in piazza, perché devono trovare un figlio scappadizzo, un nipote scappadizzo di loro due, che andando a Milano ovviamente si è perso dietro una ballerina, e quindi loro vanno ovviamente in piazza, perché se nel loro paesino tutti passano per la piazza, anche a Milano passano per la piazza. Cioè è una routine, come dire Nelson Winter. Hanno in testa questa routine e quindi vanno lì, convinti che prima o poi passerà. Perché non passa, si rivolgono all'autorità costituita, il vigile. E dato che Totò aveva studiato le lingue, domanda la famosa frase: noi volevamo savoir. Per andare dove, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Allora, io credo che noi abbiamo sviluppato nelle nostre università negli ultimi anni una quantità enorme di robe che ci spiegano il per, cioè lo strumento. Ma io ho l'impressione che in questo paese abbiamo perso il dove. Allora, io ho l'impressione che il dove vogliamo andare torna a essere più importante del per dove dobbiamo andare. Perché io ho l'impressione che nel contesto che vi ho dato, partendo da Smith, quindi dai sistemi gravitazionali dinamici, per arrivare fino a queste esperienze locali, il tema vero sia questo: ma voi dove volete andare? È chiaro? Cioè si può capire questo paese dove vuole andare, si può capire questa impresa dove vuole andare, si vuole capire questo istauto dove vuole andare? Ho l'impressione che ristabilire una riflessione sul dove diventi fondamentale, perché altrimenti il per, ce n'è una quantità di gente che vi dice il come si arriva lì, ma c'è un'esondazione, è chiaro? Per questo io però ho l'impressione che a volte la tecnica non basta. Quindi concludo questa mia riflessione con questo che io credo che sia uno dei pezzi di filosofia politica più alti che ci è stato dato nel dopoguerra. Il dove vogliamo andare torna a essere cruciale. E allora io credo che nei sistemi educativi diventi anche importante ogni tanto talmente incrociare le conoscenze, le esperienze, i grandi e i giovani, i vecchi, e faccio così qui davanti, e i giovani, e faccio così là di dietro, anzi qui dentro faccio così, mi metto io per primo, che diventa cruciale, perché il cambiamento è talmente rapido che, come ci hanno detto i nostri che fanno automobili, torna rilevante avere dei fondamentali. Bisogna tornare a discutere di fondamentali,
perché la creatività che diventa quello che ci serve dalle macchine, in realtà si basa sul fatto che noi prendiamo atto che nel bene e nel male abbiamo la fortuna di essere sedute sulle spalle di altri. Se però sulle spalle su cui siamo seduti non ci fidiamo e quando li guardiamo in faccia non li riconosciamo, beh, questo qui comincia ad essere complicato, perché viene la sindrome del io sono quello che comincia da capo. In un paese come il nostro, in particolare, in un'Europa come questa, in un mondo come questo, il ricominciare da capo ha dei tempi che non ci possiamo più permettere. Quindi, ragazzi, bisogna tornare a studiare anche gli antichi. Fine della trasmissione. Ah, certo. Allora, molto rapidamente, intanto ringraziamo Patrizio, non l'abbiamo presentato prima, ma forse avete capito perché, preferiamo che intanto ve lo siete goduto, lo avete capito, lo avete interpretato e adesso avete spunti di riflessione per tutto il corso master. Invito anche Francesca, così diamo le ultime due parole, ma molto veloce, puoi anche rimanere qua Patrizio. Se avete qualche domanda, ma velocissima perché siamo un po' sul limite, ci tenevo a dirvi una cosa però, con riferimento al master, perché questa è l'open session del master. Lo lascio, la do al Presidente, guarda, perché non avete in biblioteca. Diffondiamo, poi dovremmo averne anche alcune copie. Allora, mi fa piacere che Patrizio abbia toccato dei punti che casualmente stamattina abbiamo proiettato il Did You Know, avete visto il filmato, si è aperto con una slide sulla Cina, ha continuato con un discorso relativo al time to market dell'education, cioè produciamo studenti per lavori che non esistono neanche, probabilmente c'è un mismatch che va colmato, ci ha dato il senso di questo Patrizio, ora andando a collegare micro e macro, questa è una sua capacità indiscussa, non so, passare e attraversare acrobaticamente dimensioni micro, internazionali, nazionali, locali e poi ripassare un po' la palla per legare insieme tanti aspetti. Avete avuto una lezione magistrale di politica economica, industriale, storia, filosofia morale, cioè c'è stato di tutto, capisco un po' il disorientamento, però i pezzetti, ma lui vi ha avvertito prima di noi perché vi segnalava, i pezzetti adesso andranno tutti insieme, si ricomporranno, le slide ce le lasci perché è un utilissimo collegamento. Ma ogni tanto lo rinvitiamo perché così almeno li tiene pronti. Altro riferimento fondamentale che era nel filmato di oggi, Big Data, abbiamo parlato di quanto siano importanti nella vostra conoscenza, competenza, nel bagaglio professionale e sicuramente il riferimento al CIMET. Il CIMET è in qualche modo dentro questo master, non solo per la presenza di Francesca qui da noi, Marco Di Tommaso che ha citato anche Patrizio, ma la parte international la farete, la svilupperete anche con persone che lavorano in quella rete internazionale, quindi avete modo di conoscerli. Passo velocemente, due parole a Francesca e poi se ci sono delle domande Patrizio volentieri risponde. Sì, oggi inauguriamo questi due master, quello diciamo tradizionale STAO in strategie di impresa e quello in Global Management for China. E credo che il tema della rivoluzione industriale sia perfetto perché abbraccia tutti i due mondi. La Cina, Patrizio l'ha toccata più volte e già questa mattina avevamo introdotto il fatto che la Cina sta guidando questa rivoluzione digitale a livello mondiale riposizionandosi nella catena globale del valore. Quindi questo tema di cui ci ha parlato Patrizio, compreso poi il riposizionamento dei territori, ci farà un po' da sfondo in tutte le lezioni, credo, di entrambi i master, che hanno questi punti in contatto molto forti. E proprio in previsione della inaugurazione di questi due master, abbiamo ricevuto questa mattina un messaggio di saluto da parte dell'ambasciatore Sequi, che è l'ambasciatore italiano a Pechino. Lo volevo proiettare. A tutti, alle autorità presenti, agli studenti. Oggi purtroppo non posso essere con voi a Macerata perché sono a Shanghai, dove si apre il China International Import Expo, un'occasione molto importante per la Cina per dare il segnale che è a favore degli scambi internazionali contro il protezionismo e a favore del libero commercio. Intanto desidero ringraziare molto, molto calorosamente la professoressa Spiegarelli, che è un intellettuale di riferimento per tutti noi. Tra poco ci rivedremo al nostro raduno di Yangtze Lake, un raduno informale del business dell'Accademia, dove cerchiamo di elaborare le strategie per essere più efficaci in Cina. E Macerata sarà in prima linea proprio grazie alla professoressa Spiegarelli.
Io credo che voi abbiate fatto una buona scelta quando parlo di Cina. La Cina è un paese in movimento, che si muove a una velocità digitale, un paese che sta entrando, come dice il Presidente Xi Jinping, in una nuova era. E dunque bisogna assolutamente attrezzarsi per comprendere qual è l'impatto di questa nuova era, di questa epoca di cambiamento sul mondo, sull'economia globale, sugli scambi e sul rapporto con l'Italia. Quindi voi sarete attrezzati per comprendere meglio queste dinamiche. Qui a Expo parleremo, tra le altre cose, di digitalizzazione, nuova economia, fintech, eccetera. Proprio oggi il vicepresidente del Consiglio Di Maio, che è il capo della delegazione italiana, fa un intervento proprio su questi temi. Bene, la Cina oggi ha alcune parole in comune all'Italia, che rendono l'Italia un partner ideale. La prima parola è qualità. Qualità del prodotto, qualità della vita della popolazione, e l'Italia, meglio di tutti gli altri, e questo è anche il senso della nostra presenza in questo Expo, vuole esprimere la sua capacità di produrre qualità. Innovazione. La Cina è votata all'innovazione, così come l'Italia. L'Italia è un paese che è conosciuto per la sua cultura, la sua tradizione, la sua storia, ma è un paese profondamente innovativo. Bene. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare ai cinesi con la nostra presenza qui. La Cina oggi si trova di fronte a delle dinamiche importanti, cerca di sfuggire a quella che gli economisti definiscono middle income trap, il costo del lavoro aumenta e la dotazione tecnologica deve quindi aumentare per stare al passo della concorrenza internazionale. Ecco, il tema dell'innovazione è un altro tema su cui Italia e Cina si possono e si devono confrontare. Poi c'è un tema molto interessante, la nuova Cina del presidente Xi Jinping, secondo le sue parole, prevede la bellezza. Beautiful China, che significa bellezza estetica, significa cura dell'ambiente, significa in fondo armonia con gli altri paesi. Bene, è anche questo il tema che noi vogliamo esprimere con la nostra presenza. La bellezza è una caratteristica del nostro sistema produttivo. Bene, qualità, innovazione, bellezza. Credo che su questi temi il dialogo tra Italia e Cina si possa sviluppare. E grazie ancora per avermi ospitato, un saluto da Shanghai e vi auguro un ottimo lavoro e soprattutto grazie ancora alla professoressa Spigarelli per l'ispirazione che quotidianamente ci dà. Ecco, quindi credo che anche le parole dell'ambasciatore sul tema della qualità, dell'innovazione, della bellezza rientrano perfettamente in questo mix tra umanesimo, innovazione e riposizionamento globale dei territori sulle catene del valore. Quindi pur non essendovi sentiti, vi siete allineati. Che è così, no? Esatto, vuol dire che è assolutamente così. No, sarebbe bello se ci fosse qualche domanda, curiosità, se ce l'avete ovviamente. Per quando finisce il corso? Quando finiscono il corso? Allora, i ragazzi sulla Cina finiscono a fine febbraio e poi vanno 2 settimane in Cina a fare business Chinese alla Beijing Normal University e poi iniziano lo stage. E invece gli altri vanno più avanti. I ragazzi invece finiscono, fanno aula fino a aula, progettua fino a maggio, poi vanno in stage, c'è un periodo all'estero previsto a Madrid, una settimana. Ah, bello. E poi vanno in stage da giugno. I cinesi fanno più veloce. Nell'altro è un master istituzionale, però andremo su frente un po' più. Ragazzi, però delle domande spot, poi dopo, se invece volete un'altra cosa, quando avete finito, ci avete ragionato su, magari ne parliamo alla fine. Sì, alla fine del corso. Dai, dimmi. Bello. Non ho capito, scusa, dimmi. Sì. Sì. Ma voi sentite quando parla lui? Allora è inutile, vieni qua e racconti di qua. Perché è inutile che tu mi fai una domanda e loro non sentono. Ti metti qua e fai le tue domande che vedo che sei diligentemente scritto. Dai. Ok. Abbiamo parlato molto anche di investimenti cinesi, oltre tutto, sia all'interno della Cina stessa, nella zona del Guangdong, che verso l'esterno. L'Italia come si mette nella proposta economica della nuova via della seta, se comunque lei ne sa?
Le grandi aziende italiane, comunque dal suo punto di vista, hanno un atteggiamento generale di chiusura o di apertura? Se di apertura, in che modo interagiscono con la Cina? Perfetto. Posso? A posto. Ancora ragazzi? Vieni qua. Perché ha un'acustica strana questo posto, capito? Per questo ti dico, perché è un'acustica molto strana, dimmi. Si sente, si capisce che c'è una... Esatto, bisogna mettere le bandiere, infatti. Bandiere o anche dei fili di nylon, guarda. Dai, di. Come, quanto, visto anche vista la sua esperienza con, per quanto riguarda Guangdong, quanto è difficile, se è difficile, interagire con la Cina, dato il suo sistema politico complesso e diverso dal nostro? Quando si parla anche di investimenti, insomma. Guarda, io tanto che parlo con un cinese e mi dice, ma io il vostro sistema non lo capisco. Avanti. Attendo che arriva microphone. Grazie. Nei rapporti commerciali con la Cina non c'è un problema di... cioè non possono essere ostacolati anche dal problema della contraffazione dell'Italia. Della? Contraffazione. Ah, certo. Dell'Italian sounding, di tutto questo, sì, sì. Quel processo lì. Dai. Sì, salve. La mia domanda era, come si può portare avanti l'artigianalità del Made in Italy, soprattutto per quanto riguarda la regione Marche, Emilia Romagna, una nel, forse più nel tessile, nel meccanico, e Marche nel manifatturiero, calzaturiero, e lo sviluppo tecnologico contemporaneamente, e quindi anche lasciare il valore aggiunto per il cliente finale, perché poi penso che il cliente finale in una scarpa da 2.000, 2.500 euro, 5.000, sapere che sia stata fatta dal robot, piuttosto invece che dall'artigiano calzaturiero, magari possa compromettere questo valore aggiunto e tutelare anche poi anche certo. Posti di lavoro e quant'altro. Va bene. Ultima? Ce ne sta un'altra? Ce ne sta un'altra? Dai. Io mi limito a chiederle, secondo lei qual è diciamo, la chiave di volta per colmare il gap tra l'università e il mondo del lavoro oggi? Il mondo. Perfetto. Più semplice. Va bene, allora, io adesso Paolo ripete e poi vediamo se abbiamo ricordato tutto. Via della Seta. Attenzione che la Via della Seta è cambiata molto, eh? Via della Seta, vi ricordo, parte 10 anni fa, come questo investimento enorme in infrastrutture che la Cina decide di fare con proprie risorse, partendo da Xi'an, cioè dal centro della Cina, cioè dove c'è il raccordo, passa sostanzialmente sopra l'India, fa il Kazakistan, scende, entra in Iran, passa l'Iraq, va in Turchia, arriva in Grecia e dalla Grecia poi deve venire verso l'Europa, essenzialmente verso la Germania. Questo progetto è cambiato moltissimo perché ovviamente il tratto centrale non è praticabile, perché ovviamente il passaggio per Iran, Iraq, la zona di guerra della Siria, quindi il Kurdistan, e Istanbul diventa politicamente complicatissimo. Questa cosa, a cui io, pensando male, in base al vecchio principio che pensare male si fa peccato ma ci prendi sempre, ho l'impressione che anche tanti interessi americani nel mantenere viva la guerra nella zona sia dovuto anche a questo, ha però bloccato il progetto cinese, ma dall'altra parte spostato il progetto cinese su un altro piano. Tant'è vero che l'ultimo giro di Via della Seta, è vero che parte da Xi'an, è vero che va in Kazakistan, ma da lì va in su, cioè va verso la Russia, prende la vecchia via della Transiberiana, che viene oggi fatta ad alta velocità merci, con tecnologie cinesi e soldi cinesi, arriva a Mosca e da Mosca arriva in Europa. E va in Europa dal Pireo, che è stato comprato dai cinesi a suo tempo, e arrivarci sostanzialmente da Mosca è molto diverso. È la storia dei due grandi oleodotti, non dimenticatevi, perché le merci non si portano solo via treno, si portano anche via oleodotto. Il Nord Stream è funzionante, il TAP si è tappato lì sotto,
attenzione, perché quando noi facciamo i ragionamenti sulle grandi vie, siamo tutti attenti ai problemi di non nel mio giardino. Però attenzione che il pezzo TAP è il terminale di una roba che parte dalla Cina e dal Kazakistan. Quindi è chiaro che noi dobbiamo vedere l'ultimo miglio. Però attenzione, quel passaggio lì è un pezzo fondamentale delle grandi reti. Così come dall'altra parte la grande rete ferroviaria che collegava sostanzialmente Mosca con Lisbona passava per il pezzo Milano-Torino-Lione. Quindi attenzione, questi passaggi non sono passaggi... Noi continuiamo a vedere le cose nella loro specificità, bisogna vederle nel loro insieme. Quindi la Silk Road è cambiata moltissimo, è cambiata moltissimo e sta cambiando moltissimo. L'altra pezzo di Silk Road, quella navale, ricordati che faceva sostanzialmente i tre grandi porti del sud della Cina, perché in Guangdong tu oggi hai il porto di Canton, Guangzhou, hai il porto di Shenzhen e il porto di Hong Kong, sono tre fra i cinque maggiori porti del mondo, che arrivava in India, dall'India passava il canale di Suez, passando sostanzialmente per una zona che è ancora una zona di guerra, perché lo Yemen è zona di guerra con l'Arabia Saudita. State attenti a quello che sta succedendo in Arabia Saudita, perché lì si gioca una partita veramente cruciale per tutti. Viene sottovalutata quella partita lì. La morte di Khashoggi non è un pezzettino di un altro film, è un pezzo fondamentale. Tant'è vero che il punto di terminale, un passaggio fondamentale di questa storia è l'Etiopia. State attenti all'Etiopia. Il nostro gruppo sta facendo un enorme lavoro in Etiopia. Suez è l'altro passaggio. Siamo tornati a Suez. Vedete? Vedete come parole antiche tornano? Anche lì, guardate che il governo al-Sisi, governo militare, assolutamente militare, in realtà è il Pandan con il pezzo della Turchia. Dopodiché, quando arrivi in Europa, quel pezzo lì ha base stabile a Pireo perché è di proprietà dei cinesi. I cinesi hanno comprato Pireo. Mi dicono che stanno comprando l'aeroporto di Tirana, però da lì ci sono due strade per arrivare al centro. Uno da Pireo con la ferrovia che arriva a Budapest e l'altro invece è il porto di Venezia, Venezia-Trieste. Però se noi non ci diamo una mossa, in realtà perché devono venire? È chiaro? Cioè non è che stanno lì ad aspettare. Se tu dici, ah no, mi spiace, ma noi abbiamo tre porti sull'Adriatico, l'Adriatico torna a essere cruciale, tre porti, uno è Ravenna, però non si può toccare perché i fondali non sono sufficientemente bassi, Venezia perché è Venezia, Trieste perché è Trieste, si arriva a Pireo e si fa una ferrovia transbalcanica che arriva a Budapest. Il fatto che arrivi a Budapest non è irrilevante per noi, neanche con i nuovi sovranismi. Attenzione, quindi la mia risposta è c'è un livello di diplomazia economica che bisogna darsi da fare, cioè bisogna candidarsi a qualcosa. Torna al discorso del noi volevamo savoir. Qual è il posizionamento che questo paese vuole avere? Io sono rispettosissimo di tutte le comunità locali e anche delle visioni del mondo. Però non fai il Brennero, non fai la TAP, non fai l'alta velocità su Val di Susa. Io capisco tutti, capisco tutti. Non riesci a capire quale dei tre porti adriatici è il candidato per la via marittima, io voglio sapere qual è la strategia di lungo periodo di questo paese, coerente con le scelte del governo. Non sto facendo politica, sto domandando una cosa legittima. Qual è la strategia di lungo periodo? Ci sarà pure una strategia di lungo periodo? Se non c'è, mi sembra complicata. Sicuramente quello che sappiamo è che nella grande tensione che c'è stata, non lo so, io non entro in questo, io sono rispettosissimo dell'autorità di governo e metto soltanto delle domande. Rispetto alla via della seta, tutto il grande scontro politico che c'è stato ha fatto sì che sostanzialmente i cinesi si sono comprati la Transiberiana, che è già fatta, la stanno facendo, e questo implica che la Russia, che era fuori da tutti i giochi economici, è tornata in gara. E quindi bisogna tenerne conto.
perché passeranno di lì, il Nord Stream sta funzionando. E ricordo, questo per essere onesto, che mentre in Europa si discuteva di sanzioni alla Russia, la Germania firmava il Nord Stream. Giusto, perché dobbiamo essere... Datemi atto che cerco di essere equilibrato in tutte le discussioni. E questa è una domanda. Poi, chi è che veniva dopo? In sequenza, mi dicevi? No, guarda, la difficoltà è nella credibilità. Se tu sei credibile, non c'è difficoltà. Se non sei credibile, non c'è pezza. Cioè, se tu tratti con chiunque e sei credibile, quell'altro è costretto a essere credibile. Se tu fai il freerider, quell'altro è più un freerider di te. Puoi anche essere piccolo, ma devi essere credibile. Cioè, quello che vendi, vendi. Cioè, se invece vai lì e con delle chiacchiere, dopodiché il cinese è più vecchio di noi, sai. Il cinese la capisce subito. E quindi, se vai lì con delle chiacchiere, vai lì con delle chiacchiere. Se vai lì credibile, sei creduto e rispettato. Però devi essere creduto e rispettato. Ti faccio un esempio, e questo vale in tutto Oriente. Marpos è una ditta che fa controlli online di processo. Loro sono stati, 20 anni fa, 5 anni in Giappone senza vendere un pezzo. Alla fine dei 5 anni, in Giappone, che è diverso dalla Cina, alla fine dei 5 anni è arrivato un giorno un tale e ha detto: bene, voi siete credibili, io mi sono il general manager di Toyota, voi mettete il controllo su tutti i nostri sistemi di produzione. Oggi Marcos è quello che fornisce i sistemi di controllo sui sistemi automatici di Toyota. Se tu vai lì con la valigia e dici: Decchia, guardi, buongiorno, lei cosa vede? Guardi, questo è il mio catalogo, ma lei dove sta? Guardi, ho preso un albergo, ma però domani me ne vado perché... Non è che la Cina sia fatta così, tutto il mondo è fatto così. La gente ti squadra subito, eh? La terza domanda qual era? Eh? Ah, sì. Sì, qua, cioè, questo è un grosso problema, quello della contraffazione. Ad esempio, oggi è fortissima nell'industria alimentare. Torniamo da capo, il problema non è mica dei contraffattori, eh? Il problema non è dei contraffattori. Cioè, perché se tu non sei in grado di tutelare i tuoi prodotti, di fatto facendo non soltanto una certificazione sistematica di tutti i tuoi prodotti, cioè, il prodotto certificato è un prodotto che si posiziona su fascia alta. I prodotti di base non sono certificati, a meno che non siano commodity per beni di investimento. Le commodity di beni di investimento devono essere altrettanto certificate. Però è dove ti posizioni. Se sei un freerider, tu non hai bisogno di certificare. Se invece sei in una strategia di upscaling, diventa fondamentale certificare. Allora lì diventa fondamentale il gioco che tu hai con i tuoi centri di certificazione. Io vedo però una cosa, che gran parte dei nostri produttori italiani, domando a te, si fanno fare la certificazione dal DIN tedesco, tutti i prodotti elettrici, perché viene più riconosciuto dai nostri, anche se i nostri sono ottimi. Perché? Perché devi fare una politica, anche a livello internazionale, di qualificazione. Detto questo, questa è una parte fondamentale della diplomazia economica oggi. Se invece non ci sei o sei in difficoltà, fai difficile. Noi abbiamo una rete diplomatica molto buona, cioè non sottovalutatela. Noi abbiamo una rete diplomatica molto buona, però abbiamo sempre avuto l'idea che i diplomatici facevano i diplomatici. Poi c'era la rete Delice che faceva il commercio, poi c'era quell'altro che faceva quell'altro. Vedo sempre più difficile distinguere le cose. La contraffazione è un enorme problema che però non si risolve, si affronta come sistema paese. È il sistema paese che affronta il sistema contraffazione, non il singolo contraffatto, perché altrimenti non ci arrivi mai in fondo. Però voglio dire, tu guarda dei prodotti nostri, le mozzarelle sono fra i prodotti più contraffatti. Vuol dire che devi andare su di valore aggiunto nella mozzarella. Capisci? Però ti faccio un esempio. All'origine dell'industria italiana tu trovi Buitoni. Buitoni aveva una piccola fabbrichina che faceva pasta per malati. Quindi Buitoni entra nel mercato sostanzialmente alla metà dell'Ottocento, fortemente posizionandosi. Allora, è un problema di posizionamento. Devi capire tu che cosa... Comunque, ad esempio,
Food Safety and Security, che ti dicevo prima, con base su Parma. Io vado a inaugurare lunedì 12 la scuola di nutrizione umana, che ha una parte che è centrata su Food Security and Safety, perché tra l'altro a Parma c'è il centro europeo, l'agenzia europea. Comunque è un problema di sistema. Terzo, quarto? Sai che proprio non si sa. Ah, il rapporto dimensione-tecnologia. Ma guarda, io credo che ormai ci sono dei livelli per cui neanche la più grande delle imprese lo fa da solo. Neanche la più grande delle imprese ce la fa da solo. Cioè neanche... Chi è la più grande delle imprese oggi? La più grande delle imprese non ce la fa. Ah no, c'era una domanda invece delle imprese italiane e delle cinesi anche, che me l'aveva fatta? Ad esempio tu, la tua seconda domanda, vero? Scusami, arrivo subito. La tua seconda domanda... Beh, ci sono diversi modi di avere delle relazioni con i cinesi. Ad esempio, Tronchetti Provera l'ha trovata, si è venduto, l'ha venduta, ha venduto completamente, in cambio di cosa però? Che lui rimanga lì. Non era un fatto che lui rimanesse, sono stati i cinesi a domandare che lui rimanesse. Cioè, tu puoi anche cedere alla proprietà, ma il tema fondamentale sono le competenze per farlo. I cinesi hanno comprato Volvo, la Volvo è del Guangdong Automotive. I cinesi hanno comprato Nokia di recente, che poi hanno rivenduto agli americani. Però il problema è quali sono le competenze con cui tu ti presenti. Se tu sei un'impresa ad alta specializzazione e fortemente mirata, ti possono anche comprare le azioni, ma hanno bisogno di te perché tu sei portatore di una competenza non surrogabile. Se te sei un produttore di massa non ti comprano neanche più, perché per quanto grande sia la tua massa, a loro non interessa. Fra un po', guarda, però non è i cinesi, guarda i francesi. Tutto il settore moda italiano è stato comprato dai francesi. Perché? E qua viene il tema fondamentale. Non è soltanto un problema di tecnologia, di pre-production, c'è un problema anche di post-production. Quasi tutte le nostre imprese sono imprese di grandissima qualità produttiva, ma non hanno la rete distributiva. Nel caso che ti ho detto prima di Vuitton, stai attento che il passaggio fondamentale è che Vuitton è Vuitton, cioè è una rete di distribuzione che ti permette di vendere prodotti da 2.500 euro a pari in tutto il mondo, altrimenti in Italia non le vendi in tutto il mondo, hai capito? Cioè la nicchia nel mondo diventa un'industria, la nicchia in un paese chiuso è una nicchia. Allora, per la tecnologia vale la stessa cosa, non c'è più nessuna impresa, per quanto grande sia, che è capace da sola di star dietro ai cambiamenti. Guarda, il più grosso produttore di tecnologia al mondo è quello più lontano che c'è, cioè il CERN di Ginevra. Il CERN di Ginevra è quello che ti ha permesso, quando vai in un aeroporto, di mettere sotto lo scanner per poter in un qualche modo vedere cosa c'è nella valigia. Ma è anche quello che ti permette, quando vai a fare un attacco, di farlo, perché sono loro che studiano le radiazioni. Quindi il problema non è grande o piccolo, ma è dove sei e che cosa fai. Nella prima ti avevo fatto vedere un'impresa molto piccola che si chiama Coxa nel settore automotive. Poi vai a vedere, non solo piccole, perché è una fabbrica, un'impresa che ha 200 ingegneri, non è un'impresa piccola, un'impresa piccola se sai 200 edili, ma se hai 200 ingegneri non è piccola. Che cosa fa Coxa? Coxa fa prototipi di motori e li fa per tutti. Ha rifatto il motore di Harley Davidson di recente. Lo fa con una stampante 3D che però spruzza metallo, non spruzza polimero. Loro non riescono a farla. Hanno dovuto affidarsi a un bel gruppo di ricercatori che fa questo. Scusate, mi sto esaurendo. Avrei bisogno di un bicchiere d'acqua. Sì, scusate, mi sto esaurendo. No, non è mia, ma... Scusate, ogni tanto mi esaurisco, le pile finiscono ogni tanto. Quindi il problema non è grande o piccolo, il problema è dove stai e dove non stai. La stessa Google, quando ha dovuto fare il suo software semantico, si è rivolto ad una piccolissima startup di Modena. Devi alzare la voce perché... Grazie.
No, investendo in ricerca, in università. E poi togliendo, e poi vengo all'ultima domanda. Guarda, io... Io ho fatto il rettore tanti anni e mi sono convinto che uno dei grossi problemi è che quando abbiamo fatto la riforma Gelmini, noi abbiamo fatto, seguendo gli americani, volendo fare l'americano, tu hai fatto uno dei più grossi errori che potevi fare, cioè hai spinto ognuno dentro al proprio dipartimento. Grazie Sabri. No, no, ma faccio senza bicchiere, faccio senza bicchiere, ragazzi. Ogni tanto vado in Tito, quindi ho bisogno di avere acqua. Questo incrocio, tu lo fai con un'università in cui hai molta mobilità. Noi invece abbiamo fatto delle riforme in cui ognuno era obbligato a stare dove era. Spostarsi, se tu sei un ordinario, ti devi spostare, è impossibile, perché con questa storia dei punti non riesci più a spostarti. Le università devono essere mobili e poi devono essere totalmente incrociate. L'intuizione del 2000, del 3 più 2, era che al finito nel 3 la gente girava, poi tornava all'università molti anni dopo. Devi fare università mobili, devi fare sistemi educativi straordinariamente incrociati. Non hai nessuna in facoltà di ingegneria che ha, ad esempio, i sistemi di produzione che ha Ferrari. La fai lì dentro, la fai. Hai capito? Ho l'impressione che noi stiamo sempre immaginando che la rivoluzione deve essere quella degli altri. Mentre ho l'impressione che sia difficile immaginare questa cosa che dici tu senza un passaggio fondante proprio delle strutture universitarie. A meno che le università non diventino dei luoghi in cui fai dei corsi, e poi ci sono degli altri luoghi in cui fai gli incroci. E allora avrai, come in molti posti, che il peso si sposta da un'altra parte. In Francia l'università è un pezzo più o meno generico, le grandi colle è il luogo vero in cui si fa la classe dirigente. Però, attenzione, questo passaggio diventa rilevante perché non c'è classe dirigente senza responsabilità collettiva. Voglio dire, questo è il posto giusto per questa riflessione, questa era la base del concetto di Foucault, quindi bisogna riscoprire anche questo, però la domanda è quella lì. Io ad esempio credo pochissimo all'alternanza scuola-lavoro, perché lo scuola che era prima e il lavoro che erano prima diventa un sandwich. Credo moltissimo nelle esperienze di compenetrazione, questo sì, anche a livelli bassi. Io sto facendo delle robe per cui stiamo facendo nelle scuole professionali l'apprendistato dal terzo anno, quindi, però devo dire che abbiamo dei sistemi che sono alle solite. Il paese, quando sta per toccare il fondo, sta a diventare un leader, perché c'è qualcosa che ci blocca. Io ho scritto un libro sulla storia italiana che l'ho chiamato La rincorsa frenata, con questo senso. E l'ultimo libro, che è questo su Il cammino e le orme, è su questo. Ma è questo il tema, cioè pensiamo sempre che la rivoluzione industriale riguardi le imprese. Guardate che le imprese sono un pezzo, se tutto il sistema rimane bloccato e per giunta impaurito con l'odio delle classi dirigenti, o le classi dirigenti non meritano di essere stimate, questo è un problema vero, oppure devi trovare un modo di selezione delle classi dirigenti. Io ho cominciato questo speech in maniera furbesca dicendo: in un paese che sta facendo le leggi dell'incompetenza, un paese che fa le leggi dell'incompetenza non ha mica vita lunga, le competenze sono una materia di investimento. Se tu pensi che il Made in Italy sia frutto semplicemente dell'intuizione e dell'artista ottocentesco, quello che ha una sua intuizione, oggi la creatività è una base di investimento. Se non ce l'hai, ti è fuori.